Eccoci qua, buona serata, ben trovati amiche ed amici Rete Oro di Gol de Ada, una nuova puntata per parlare di tanti argomenti anche stasera. Parleremo del campionato, parleremo della nazionale, sta giocando in questo momento Italia-Malta per quanto riguarda la settima giornata delle qualificazioni europee, gruppo H, e poi parleremo ovviamente di quella che è stata Roma-Juventus e della Juventus stessa che dopo due giornate è ancora a zero punti per la prima volta in 118 anni di storia. Parleremo di tanto altro. Però vado subito a presentare insieme a Cristina Panzironi da questa sera con noi, della scuderia Open Mag, nuova testata giornalistica con cui abbiamo stretto una partnership importantissima perché ci daranno una mano in questa stagione anche per quanto riguarda tanti altri eventi che organizzeremo, come voi ben sapete, proprio per darvi un servizio maggiore. Allora, Cristina, a te l'onore e il piacere di presentare i nostri ospiti questa sera. Intanto buonasera a tutti. Presentiamo l'ex calciatore della Roma, Liborio Liguori. Buonasera. Paolo Marcacci, della rivista La Roma. Buonasera. Claudio Fontanini, di Prima Pagina News. Ciao, buonasera a tutti. Danilo Margani, direttore dell'Associazione Cuore di Sport. Buonasera, buonasera a tutti. Continuiamo con Antonio Maria Pietoso della LazioSiamoNoi.it. Buonasera Cristina, buonasera a tutti. Ancora della rivista La Roma, Diego Angelino. Buonasera a tutti, ciao Cristina. E concludiamo con il direttore Giorgio Martino. Ciao, buonasera. Ecco, un esordio fantastico per quanto riguarda Cristina, perché io mi sono impappinato e lei no, quindi 1-0 per Cristina. Quello non è, però. Va bene così, va bene. Allora, bene, io direi Giorgio. Stavo dicendo benvenuta. Sì. Ma. Benvenuta, giustamente, benvenuta. Un applauso glielo facciamo allora, dai, visto che ci siamo. Eccoci qua. Grazie. E mandiamo ovviamente un saluto a Elenia Leone che ci ha fatto compagnia in tutti questi anni. Allora, Giorgio, si sta giocando Italia-Malta e la notizia è che però la Croazia non ha vinto con l'Azerbaigian, giusto? Sì, sì, sì. 1-0 a 0. Stanno giocando un po' a Ciapanò, Italia e Croazia. Chi fa peggio, chi comunque non fa meglio, perché anche la partita dell'Italia è bruttina, molto brutta. Vero? Si pensava che ci sarebbero state difficoltà nella partita di esordio, però questa prima mezz'ora è stata di una modestia disarmante. Non tanto per la qualificazione, perché ormai la qualificazione c'è e del resto non poteva non esserci con quel girone, ma la preoccupazione è che l'anno prossimo, a giugno, ci sarà il campionato d'Europa, quindi il motivo di preoccupazione è per la modestia dell'Italia quando farà l'Europa. Cercare di capire con quali ambizioni si presenterà, certo, è chiaro. Adesso è chiaro. Per qualificarsi non c'è problema. Va bene, allora se volete aggiungere qualcosa sulla nazionale, se... No, volevo aggiungere che la modestia è figlia anche del livello del nostro campionato. Domenica c'è stata una statistica, il 60% dei calciatori sono stranieri, quindi evidentemente ormai per battere Malta credo non servano grandissimi giocatori, quindi la figura è barbina fino a questo momento, però dobbiamo dire che il calcio italiano è in netta regressione dal punto di vista qualitativo, soprattutto in avanti. Io penso che preannuncio il ritorno di Balotelli, credo, in avanti. Perché se torna Giovinco. Ecco, il livello è questo, Giovinco, si ci affida ancora più. Giuseppe, ieri sì. era la scadenza per consegnare le rose della Lega di Serie A e non tutte le squadre arrivano a 8 italiani. Questa è una cosa abbastanza grave. Avvilente. Cioè, c'è squadra tipo la Roma che ha 5 italiani in rosa. Certo. Diego, stai aggiungendo qualcosa? No, che ogni volta che ci sono le partite di qualificazione mondiali o europee della nazionale io penso sempre al mio sogno calcistico, ovvero un mese dedicato alla nazionale per le qualificazioni e poi non ci, diciamo così, rompete più le scatole per il resto dell'anno con interruzioni che sono veramente di un fastidio incredibile. Si fanno le amichevoli ogni tot, anche una volta al mese, ma senza interrompere la continuità dei campionati. Perché... Anche perché è pietoso, deve pensare 2 settimane a Chievo-Lazio adesso. Non credo non la pausa. Esatto, perché però, poi comunque, c'è questa cosa, dopo le interruzioni, dopo le soste... Volevo chiedere a Giorgio... Grandi polemiche per chi perde, ma... A Giorgio Martino e a Liborio Liguori... che diciamo, per esperienza ne hanno da vendere qui a Gol de Ada, se secondo voi è cambiato nel tempo, nei decenni, l'interesse per la nazionale? Cioè, una volta c'era questo attaccamento, no, alla maglia azzurra, diciamo fino a fine anni 80, fino metà anni 90, 90 probabilmente. Sì, sì, 90. Vi chiedo 90. Se ancora captate questo interesse nazionale oppure se è andato sempre più via via scemando. Giorgio? Io credo... Tu che di mondiali ne hai eseguiti 7 poi tra l'altro, no? sul campo proprio a livello di, per quanto riguarda il giornalismo. Credo che per quanto riguarda l'interesse del pubblico
un po' di disamore c'è stato, ci sia stato. Ma io credo però che questo disamore venga proprio dal caos che c'è intorno a tutto il sistema calcio. In effetti un campionato a 20 squadre non consente di avere degli spazi adeguati oggi. Oggi è impensabile che ci sia la possibilità di giocare soprattutto per le squadre più importanti, che sono poi quelle che fanno, in realtà danno il nervo anche alla passione dei tifosi, di poter giocare il campionato, la coppa, le coppe internazionali, dare giocatori alla nazionale. È impossibile una cosa del genere, e ancora una volta bisogna riconoscere che quella che è sicuramente ormai certificata la peggiore lega della storia del calcio italiano, ancora una volta pervicacemente mette i bastoni fra le ruote al timidissimo Tavecchio, perché Tavecchio ogni tanto fa finta di dire: ma noi l'abbiamo la madre di tutte le riforme, non manco la zia, non c'è neanche la zia delle riforme, neanche la cugina c'è delle riforme, non le faranno mai, perché finché lui sarà ostaggio di questa pessima lega, e nel dire pessima credo che sono stato estremamente buono. Liborio. Purtroppo penso che sia molto scemato l'interesse per la nazionale. E probabilmente dal fatto che i giocatori italiani importanti non ci sono più come una volta. Ecco, probabilmente è anche quello quello che fa la differenza. Sì, no? C'è Eder in campo, no? Sì, tanto vado così anche a mente gli ultimi 45 anni. Riva, Rossi, Vialli, lo stesso Schillaci, per quanto sia parlando del ruolo, stato no? breve. Cioè, anche, no, come dire, magari il calciatore che poteva mentalmente trasportare il tifoso senza andare sui fantasisti, cioè sulla qualità da Rivera a Totti passando per Baggio, al di là dei colori del club. Questo non c'è più. Già ai mondiali del 2006 vinti, però c'era Camoranesi che disse tranquillamente che a lui non interessava cantare l'inno. Sono elementi di dissociazione. Però vedi l'oriundo. Anche nel 34 e nel 38 l'Italia ha vinto con gli oriundi, sì, da Orsi a così via. Quindi, sì, quindi non è l'uso dell'oriundo più o meno corretto o sbagliato. No, l'atteggiamento è una cosa. Per cui se Eder a un certo punto ha la tesserabilità come calciatore italiano, va bene. Cioè, non è il fatto che ci sia Eder, è che Eder o Pellè è il centravanti oggi di questa nazionale e viene da fuori. Se Pellè fosse rimasto in Italia, certamente non avrebbe avuto spazio per poter giocare e quindi essere convocato. Questa è la cosa grave. Credo che ne parleremo successivamente. Certo. Ma il mercato della Roma, sotto questo aspetto, anche di altre, ma è stato ridicolo. Cioè che la Roma non possa avere 25 giocatori perché non è riuscita a fare gli 8 italiani. E attenzione, non è riuscito a farli quest'anno, che ancora c'era la deroga per cui bastava che fossero italiani, anche se avevano giocato a Frosinone, a Bolzano, non era necessario del vivaio suo. E quando ci sarà l'obbligo del vivaio suo e del vivaio italiano, che faremo? Ora, è ridicolo. La Roma non è un'eccezione. Non è un'eccezione, però è comunque ridicolo. È comunque ridicolo. Cioè, è un'eccezione, ma è sintomo di scarsa programmazione, di scarsa lungimiranza, perché uno deve sedere al tavolino e deve vuol dire che chi ha curato questa cosa non si è interessato del bene della squadra, della società per cui lavora, ma ha pensato ad altre cose. Forse non della prospettiva, ma del licket nunc. Cioè, tu devi sapere, tecnico. Tu non puoi ignorare che alla fine del mercato dovrai dare una lista con 25 giocatori con determinate caratteristiche. Non puoi non saperlo e non puoi non adeguarti.
Ma Giorgio, e questo succede anche con la lista UEFA. Anche la gestione di Ljajic in questo senso è delittuosa, cioè, secondo delittuosa, me. Io mi aspettavo, no? Che cedendo Ljajic arriverà D'Ambrosio, un giocatore, cioè, in cambio. Hai rinunciato a un giocatore. Hai rinunciato a un giocatore quando ce n'hai tre, cioè, omologhi che potevi vendere, cioè, al posto di Ljajic, hai venduto Ljajic. Quindi per me è una cosa. Si è provato fino all'ultimo, ma era tardi. Ho capito, ma è un discorso. Ma non può essere tardi. Ma come fa a essere tardi in un campionato, in un mercato che è durato 18 mesi? Ma come fa a essere tardi? E poi arriviamo agli ultimi tardi. Minuti, ma su, dai, no, vuol dire che veramente tu non stai facendo un lavoro con la serietà e la professionalità a beneficio della tua società. Questo vale per Soriano a Napoli, attenzione, non è solo Roma, però evidentemente ci sono da parte degli operatori di mercato interessi specifici personali che vanno al di là di quello che è l'interesse della società. Scusa. Vediamo la situazione Real Madrid-De Gea, è uguale. Cioè ci sono delle situazioni in cui tu vedi chiaramente che l'operatore di mercato fa i fatti suoi. Della sua scuderia. E non gliene, della sua scuderia. Questo e, è poi e di quelle più o meno attive, che fanno che collegate. Allora, lo riprendiamo subito il discorso. Io volevo approfittare, visto che c'è Cristina con una mail proprio in merito al discorso che stiamo facendo, però approfittavo per salutare alcuni del resto del nostro staff, quindi partendo da Giulia Spignello di Roma News e un saluto a tutta la redazione, ovviamente Guido Ugolotti e Luciano Spinosi che avremo la prossima settimana, e Fabrizio Romondini che però ha firmato per il Colleferre, che quindi ha il nostro in bocca al lupo da parte di tutta la redazione. C'è da parte di Stefano Somma invece, che saluto, per quanto riguarda la redazione, la cernita delle mail che voi stessi ci mandate, una proprio sulla nazionale, Cristina, sì. Se non erro. Allora, c'è un messaggio di Luca, sì, che ci chiede: tornato Balotelli in Italia, dalle sue parole sembra essere un giocatore cambiato. Secondo voi sarà veramente così? Ecco. Sarà in grado di conquistarsi una maglia per i prossimi europei? È la quinta volta che cambia Balotelli. Paolo Marcacci c'è la quinta volta. Antonio, me ne vado a aggiungere. Lui ha detto: lo volevi alla Lazio? Lo volevi alla Lazio? Sì, assolutamente sì, di corsa pure. Vai. A parte questo. Lui gliel'ha fatto capire anche Gagliani, ha detto questa è l'ultima chance per lui. Io credo che per Balotelli a 25 anni ha delle qualità, ha soprattutto un'attenzione mediatica importante, ora sta tutto a lui. Speriamo che magari... Come giudicate l'operato ovviamente calcistico di Balotelli per quanto riguarda tutta la sua carriera? Lunga in rapporto all'età che irrecuperabile, no, irrecuperabile per me anche, perché me irrecuperabile, per ormai. Tornare a quello che diceva Antonio sulle qualità, nessuno ha mai avuto da discutere, cioè Borio? Assolutamente, sono perfettamente d'accordo con lui, nessuno ha mai discusso la validità del giocatore, ma quanto conta la testa, quanto conta l'atteggiamento, Liborio, a te, conta che moltissimo. Serie A hai giocato tanti anni, conta come Herrera, poi insomma tra i tanti allenatori che hai avuto. Sì, ma conta moltissimo, d'altra parte per me è un personaggio irrecuperabile. No, anche perché di chance ne ha avute già tante, quindi cioè, ormai siamo a un livello di, dovrebbe essere un grado di maturità che esperienza ne ha avuta, cioè l'ultimo anno che ha fatto a Liverpool. Lo chiedo anche degli atteggiamenti. Al presidente dell'associazione Cuore di Sport di Nova Organica, che oltre ad essere ovviamente presidente di un'associazione importante sotto il profilo etico e non solo, poi ne parleremo, no? Come abbiamo sempre fatto, è anche un ottimo intenditore, aggiungo io, di calcio. Dai, lo dico io, è vero. Sono d'accordo, insomma, sì, con chi mi ha preceduto. Secondo me Balotelli è purtroppo irrecuperabile, insomma, troppe chance ha avuto, nessuno discute le qualità, insomma, perché ha calcato sempre, ha vestito sempre maglie importanti, quindi voglio dire c'è sempre stato qualcuno pronto a scommetterci sopra anche con rispetto alla sua qualità, però insomma parliamo di una testa che non c'è. Giorgio, sei d'accordo oppure... Che il destino di Balotelli dipende da Balotelli, inutile, noi qualunque cosa diciamo è sì, imperfetta, impropria, certo. non possiamo sapere quello che deciderà di fare, quello che vorrà, anche perché ormai mi sembra che in questi anni si sia capito quanto tutto sia sempre e comunque dipeso da lui, dal suo atteggiamento, dal suo comportamento, quindi non si tratta di dire sai ha avuto la fortuna o la sfortuna di incontrare personaggi positivi, personaggi negativi, no, che lo hanno condizionato. No. Ha avuto allenatori che gli hanno fatto da padre, allenatori che hanno lui ha avuto tutte esperienze. Quindi non lo so,
dipenderà esclusivamente da lui senza nessun tipo di condizionamento. Mourinho capì subito meglio ciò, di altri, ma probabilmente. Detto tutto ciò, non mi sorprenderei di vederlo tra i convocati. No, esatto. Il prossimo giugno, anche per il discorso di pochezza. Prima Giorgio, lì c'è un certo procuratore che voglio dire... L'unica cosa che quest'anno... apre molte strade, gli diciamo. Gli altri anni è che ha davanti due attaccanti che difficilmente si faranno levare il posto, perché sia Bacca sia Luis Adriano, esatto, non ha le coppe, quindi vabbè, però sono le parole di Conte, sono state importanti, no? Ha detto c'è chi non sarà titolare non giocherà, un messaggio. Bacca e Adriano giocheranno, saranno titolari. Il problema rimane il Milan. Il Milan non ha impegni internazionali, non ha coppe, certo, nessuno, a parte la Coppa Italia. Allora, sì, no, prima mi ha fatto venire in mente Diego, quando ha parlato di Schillaci, mi ha fatto venire in mente degli Azzurri Stars. È vero. Che sapete cosa sono gli Azzurri Stars? Sì, voi sì, voi a casa, non so se già siete sul pezzo, vi ci mandiamo noi sul pezzo, eccolo qua. Allora c'è stata, che cos'è la... cosa sono le Azzurri Stars, Cristina? Ha debuttato la nuova rappresentativa Azzurri Stars, che è una squadra composta da ex nazionali e altri grandi campioni del calcio italiano, come Cannavaro, Perrotta, Zambrotta, Schillaci, Tacconi, Ravanelli e l'attuale presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi. A guidarla è il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Olivieri. L'esordio ufficiale è stato ieri a Brazzaville contro una selezione del Congo, terminata 3-3 con reti di Perrotta, Silenzi e Marcolin. L'iniziativa, organizzata dalla FIGC in collaborazione col Ministero dello Sviluppo Economico, degli Esteri, l'Associazione Italiana Calciatori e il Comitato per Roma 2024, è volta a valorizzare il Made in Italy nel mondo. Ecco, una sorta, quello che succede da anni nel tennis, no? Che le vecchie gradi del tennis fanno un tabellone a parte, adesso se lo sono inventato anche per il calcio, diciamo che un modo anche per ex calciatori per reinventarsi. Cioè, il TGS è comunque agonisticamente valido, mi viene in mente vedendo l'Italia stasera, no? Che oltre alla pochezza tecnica c'è anche un discorso di mentalità, secondo me, perché l'italiano è sempre quello che cerca il massimo risultato col minimo sforzo, no? No, perché noi ci esibiamo solamente nelle grandissime competizioni partite di qualificazione, insomma, vengono snobbate completamente. Questa di stasera nell'ennesima dimostrazione, perché ancora il risultato è inchiodato sullo 0-0, quindi si va avanti con questa mentalità. Oh, no, volevo approfittare perché stavo vedendo le immagini di Schillaci, l'abbiamo intervistato proprio noi di Gol de Ada, perché gli abbiamo chiesto anche di quello che è successo per quanto riguarda Roma Juventus. Gli abbiamo detto così. Lui era ringiovanito, tra l'altro, a livello tricologico. È tornato indietro. Ringiovanito. Allora, sentiamo un attimo, chiedo alla regia con Alessandro Cugnazzi, che ringraziamo ovviamente, di mandare in RVM le parole di Salvatore Schillaci. Le sensazioni di questo anno, così, che vede intanto la Juventus in un primato negativo storico, ossia le prime due giornate senza punti. È successo che le prime due partite la Juventus a 0 punti. Si è indebolito rispetto all'anno scorso, ha una squadra sempre competitiva, una squadra forte, i nuovi arrivi ancora devono inserirsi in questo gruppo, un campionato a mio punto di vista molto equilibrato, non succedeva da parecchi anni, squadre di provincia che stanno iniziando bene il campionato, quindi io credo che la Juve dovrà ritrovare stimoli e soprattutto non pensare più al passato, ma buttarsi su in questo campionato, che il campionato sarà difficile e soprattutto molto equilibrato. Ha annullato quindi il gap con la Roma? Ma guarda, io ho visto la partita, naturalmente la Roma ha dimostrato di essere sul campo più forte, la Juve ha giocato dopo il 2-0, evidentemente forse se ci fossero stati dei cambi a fine del primo tempo sicuramente forse la partita avrebbe preso una strada diversa. Ecco, queste le parole di dello Schillaci, un'analisi sicuramente... Doppiato da Di Natale, tra l'altro. Di Natale, va bene. Giorgio, che ricordi hai di quell'Italia 90 che sicuramente hai commentato, insomma, con l'entusiasmo di chi... Proprio il gol di Schillaci, esatto, nella finale Italia, finale per il terzo posto Italia-Inghilterra, che consentì a Schillaci di diventare il cosiddetto Picicci, cioè il capocannoniere di quel mondiale. Era il sesto gol. Ottima. E quindi lui vinse la classifica dei cannonieri, quindi il ricordo è
ovviamente estremamente simpatico dal punto di vista professionale, perché a Bari si gioca a Bari, è stata forse l'unica volta in cui lo stadio di Bari, costruito appositamente per il mondiale, ha fatto lo stadio, dopodiché poi dopo probabilmente la storia italiana di cattedrali nel deserto aggiunge man mano dei piccoli tasselli, però fu una partita con un scenario, un ambiente particolare. L'Italia aveva perso la finale, l'occasione della finale con quella partita con l'Argentina, quindi la delusione c'era, però ecco, fu bravo Azeglio Vicini a riuscire a dare alla sua squadra la convinzione, la forza di, per un momento, o meglio per un'ora e mezzo, per due ore, dimenticare quella grande amarezza e giocare una bella partita contro l'Inghilterra, che a quell'epoca era una squadra forte. Poi appunto veniva dal deludente mondiale precedente, no? Quello del Messico. Quindi fu una bella partita, sì, certo. E quindi anche una soddisfazione personale, perché comunque fare la telecronaca di una finale, sia pure per il terzo posto, però con l'Italia presente e con il centravanti italiano che diventa il capocannoniere, professionalmente è una soddisfazione. Bella soddisfazione. Era anche una grande Inghilterra quella nazionale. Sì, sì, era una bella Inghilterra. Era Gascogne. Era una bella Inghilterra. Era ancora Gary Lineker, quindi... Era una bella Inghilterra. Ma io ho avuto la fortuna in quello scorcio finale di quasi secolo, diciamo che qui siamo nel 90, ma già in precedenza, fatto il mondiale con la famosa partita Argentina-Inghilterra, quello del gol, il gol di mano, ma anche il gol forse considerato il più bello in assoluto, anche quella era una bella. E anche quella è stata la tua telecronaca, sì, una bella Inghilterra, cioè io ho avuto la fortuna di poter seguire l'Inghilterra. Così come abbiamo una figura storica, direi, no? Per quanto riguarda il panorama nazionale e internazionale della nostra TV, abbiamo in qualche modo anche questo filmato che abbiamo appunto appena fatto vedere, in qualche maniera storico, perché questo è stato l'esordio assoluto di questa rappresentativa, il primo allenamento in assoluto davanti alle telecamere, davanti alla stampa ufficiale, diciamo, ecco così, tant'è che c'erano anche le foto per quanto riguarda, sì, appunto la cosiddetta foto da figurina, no? Se vediamo un attimo in visione. Oh, che non ne pensi? Non ti facevo così buono. Nel senso che stiamo parlando della nazionale, giustamente. Cioè, sono rappresentanti. Buono per il nostro pietoso. Lui, certo. Cioè, dobbiamo fare un'ora su Chievo Lazio. Dobbiamo fare. Ci arriveremo. Volevo chiedervi prima di andare, prima di andare in pubblicità, che cosa ne pensavate di questa rappresentativa, cioè di questa idea appunto che la FIGC insieme a tutto il resto che abbiamo appena menzionato con Cristina ha attivato. Giorgio. Senti, sono iniziative belle, simpatiche, però io dalla Federcalcio mi aspetto un altro tipo di intervento, che poi dia il suo apporto, il supporto, quello che sia, così va tutto bene, però io da Tavecchio chiedo, pretendo altro. Che non operazioni di facciata come questa. Insomma. Sono d'accordo col direttore. Perché onestamente sotto il profilo politico, diciamo, sotto il profilo concreto, presunto tale. Però certo. È una bella emozione anche quella di rivedere. Senz'altro è un'emozione da una parte, dall'altra vedi anche delle situazioni che non so piacevolissime, perché tu hai ricordi di questi giocatori diversi. Certo. Di quello che riescono a fare adesso. Piuttosto che questo, l'inno di Giovanni Allevi, la Supercoppa in Cina, io mi aspetto delle cose un po' più concrete per le partite. La Supercoppa in Cina è testimonianza di qualcosa che... Io mi aspetto delle soluzioni concrete per il calcio di oggi, non queste soluzioni teoriche o l'inno all'inizio della partita, cioè mi sembra veramente... Aspetto pure un allenatore che sta sulla panchina, solo che è sotto processo, voglio dire, cioè, a livello di facciata, no, vabbè, anche in quelle cose, voi certo. Parliamo di queste cose di facciata, poi ne esistono altre un pochino più Allora, facciamo una cosa, rilevanti. Fare
troppo le cose di facciata, ecco, diventa una cosa sfacciata. Esatto, che gioco di parole incredibile. Un dribbling, quello di Giorgio Martino, sei d'accordo Paolo? Assolutamente, con gol alla Paolo Marcacci. Concettualmente e lessicalmente, con gol alla Paolo Marcacci. A proposito, prima abbiamo salutato Fabrizio Ramondini che ho mandato a rete, ricorderai, assolutamente, la scorsa prima. Che lui ti ha mandato in rete, lui mi ha mandato in rete. Aspetta, ma va bene, va bene. Scambiati pregevolezze tecniche. E tra qualche giorno faremo il nostro esordio stagionale, caro Danilo Margani, con la nostra selezione, perché anche noi abbiamo una selezione, quella di Goldeata, Cuore di Sport, e sfideremo l'associazione Alessandro Bini. Alessandro Bini, che ricorda il torneo Alessandro Bini, che è in corso e che avrà la sua finale il 12. Di settembre, ricordiamo Alessandro con molto sentimento, diciamo così. Salutiamo i genitori Claudio e Delia, li avremo ovviamente la prossima settimana per parlare, per anticipare quella che sarà la finale, e sarà, come dicevo, no, caro Danilo Margani, con la nostra selezione composta da fuori classe, no, come Paolo Marcacci, Diego Angelino e però insomma Paolo tanti Angelino, altri componenti che fanno parte anche della situazione, quindi è una selezione, no, uniti, diciamo. Ne fa parte anche Fabrizio Romondini. Tu sei convinto di quello Ugo Lotti, che dici? Ugo Lotti, siamo ultra convinti di quello che dici. Anzi, io poi approfitto per ricordare che poi Open Mag ci invierà i suoi, seguirà esatto, l'evento con gli operatori video e i fotografi addetti e ovviamente con i loro articoli. Bene, che volevo aggiungere? No, ovviamente, no, battuta a parte, anche noi nel nostro piccolo ci difendiamo. Serio, senza vergogna, ovviamente, qualcuno potrebbe dire. Quest'anno molto sul serio, insomma, poi lo vedremo andando avanti. Divisa l'anno spettacolare, insomma, divisa poi spettacolare, campioni insomma, del mondo in formazione, non per forza di calcio, no? No, andiamo no, Alessio Zecchini, campione del mondo, allora, ti pare poco, va bene, allora facciamo una cosa, con questa, con l'espressione di Giorgio Martino, perplesso, ce ne andiamo, alquanto perplesso. No, ce ne andiamo, abbiamo allenatori importanti, insomma, come Guido Golotti, Luciano Tessari, abbiamo lo stesso Liborio Rigori. Insomma, noi dire, abbiamo ci quasi rispettare più allenatori che giocatori, perché l'altra volta in panchina non c'entravate. Però non devi, perché gli allenatori, sai, noi siamo tante menti, siamo un'equipe. No, la domanda è noi siamo tante menti. La domanda. Chi decide la domanda? Chi decide? Pietoso in campo. Ma guarda, proprio credo che dove volete voi. Pietoso in campo diventerebbe un aggettivo. Io, cioè, quindi. Ok, so, allora potrebbe. Basta, fermiamoci qui, altrimenti si va fuori, fuori rango. Ci andiamo in faccia pubblicitaria e rientriamo subito per parlare di quello che è il tema principale di questa settimana, no? Roma Juventus. Rientriamo subito. 30 secondi e siamo di nuovo da voi. Punti. Mezzo è durato. Molto bene, di nuovo in diretta. Allora, pur vero che dobbiamo parlare di calciomercato, come ci facevano notare qui in studio, Giorgio, affrontiamo prima il discorso Roma-Juventus o ce ne andiamo con calma passeggiando pian piano per il calciomercato che si è concluso appunto? Ma sai, possono essere anche due discorsi paralleli, che si uniscono, paralleli, si uniscono, perché innanzitutto lo schieramento di contro la Juventus di domenica è stato uno schieramento in qualche modo figlio della parte migliore del mercato che la Roma ha fatto. Quello che è successo invece il lunedì è stata l'altra faccia della medaglia, cioè la parte peggiore del mercato della Roma, con ritardi, con imprecisioni, con indecisioni. Certamente la formazione, fra l'altro, messa in campo da Garcia è stata finalmente equilibrata. Evidentemente la gara contro il Verona deve averla vista, rivista, capita, e ne ha tratto delle conseguenze. Logico. Che poi noi abbiamo visto in campo. Nel momento in cui c'era una Juventus che aveva a centrocampo Sturaro e Padoin, la Roma gli ha messo un centrocampo di grandissima qualità con sei giocatori. Certo. Perché l'idea di mettere De Rossi nella coppia centrale, che in qualche modo richiama alla mente anche il Di Bartolomei di Lidolm, ma richiama alla mente per adesso il Mascherano del Barcellona di Guardiola, ma richiama alla mente
Scirea e Cera, che sono stati i primi centrocampisti a diventare difensori centrali nel momento in libero cui si passava all'epoca, esattamente con quella formula, che significava avere un giocatore di grande qualità, di cervello, bravo a giocare e a vedere, che ha una grande visione di gioco a centrocampo. E quindi hai avuto i tre. Scusa, sì. Però in parallelo, no, perché io sento questa cosa da domenica, no? De Rossi ha giocato una buona partita, diciamo che la Juventus ha attaccato gli ultimi 10 minuti e poi paradossalmente poteva anche pareggiare. No, ma neanche 10. Vabbè, 8. Neanche 10. Il paragone perché con sbaglia quel pallone della Juventus. Il paragone con Di Bartolomei. Neanche 10 secondi. Il paragone con Di Bartolomei mi sembra irriverente per Agostino. No, Di Bartolomei era un giocatore che aveva un lancio di 50 allora, metri. Non mai, cioè, non, capovolgeva la. No, perché secondo me lo sente la domenica questa storia. Non mi sono. De Rossi ha fatto. Non mi sono spiegato bene. No, secondo me ti ha spiegato molto chiaramente. Intendo dire. Sì. La formula di avere un centrocampista che poi si chiami Di Bartolomei, Cera, Scirea, De Rossi, certo. Mascherano, nella coppia centrale significa aggiungere qualità al reparto un elemento in più, come avere invece di Gervinho come contro il Verona. Falche aggiunge un altro centrocampista. Sì. La Roma in quel momento ha avuto i suoi tre centrocampisti più o meno tradizionali, che erano Keita, Nainggolan e Pjanic, avuto in più anche il supporto di Falche da una parte e De Rossi dall'altra. E ha triturato il centrocampo della Juventus. Quella è stata la chiave della partita. Keita che fa partire l'azione in una certa maniera con più velocità, perché De Rossi per me è stata una necessità. È stata una necessità, come dici giustamente te, perché noi non abbiamo centrali difensivi. Posso aggiungere, ha certificato il fatto che Castagne non è attualmente un giocatore di calcio che può giocare partite a grandi livelli. Hai capito questo? No, il discorso che abbiamo fatto noi la scorsa settimana, il mercato della Roma è questo. Allora, Di Bartolomeo era un'idea tattica che Lidl ha imposto. Questa è una necessità assoluta, che si è ritrovato con De Rossi, sì, unico ma, giocatore da mettere al centro della difesa, o giocava lui o Cavardossi. Nell'idea tattica, però tu hai avuto questo. Io mi piace sempre, a me è sempre piaciuto fare il cronista che racconta quella partita, certo, non le ipotesi di altre partite. Però volevo aggiungere una cosa, quella partita che lui ci ha chiesto, in Roma-Juventus, io dico, la Roma dove ha vinto la partita dominandola, perché la partita è stata dominata dalla Roma, dominandola nel senso che ha impedito totalmente, ha soffocato totalmente le potenziali, ma anche perché Giorgio, soprattutto e Padoin, poverini, di fronte a Keita, Nainggolan, Falche, lo stesso De Rossi, Pjanic, ecco, erano troppo Giorgio, in inferiorità numerica e qualità. Va bene, allora facciamo un po' il giro, però dobbiamo far parlare un po' tutti, quindi ho visto finalmente. Certo, perché l'errore anche che sta facendo fino adesso ha fatto sia Allegri che lo stesso giocatore, con l'assegnazione della maglia numero 10, hanno stravolto non solo la posizione di Pogba, ma anche il suo atteggiamento mentale. Pogba adesso si crede o pensa di dover dimostrare di essere uno diverso da lui, e non lo è. Lui non è né Tevez né Platini, per restare ai numeri 10. È un'altra cosa. Comunque, scusa, la cosa, se volevo concludere, la cosa principale che ho visto domenica da Roma, al di là della impostazione d'Atti, giustamente Garcia si è ricreduto una formazione scellerata che ha messo a Verona, ho visto una mentalità finalmente positiva, aggressiva, la Roma pronti via, ha attaccato la Juventus, l'ha chiusa la propria da campo, e ho visto finalmente un Pjanic, che ho chiesto a Garcia, un Pjanic al di là del gol che ha fatto, un Pjanic stratosferico, sempre presente nel centro del gioco, passaggi smacchiati. Quando lo rivede stratosferico, non sono d'accordo. No, io sì, io sì, dopo la punizione, per dire, mezz'ora non l'abbiamo più visto, però non è. Ha toccato tantissimi palloni, è stato sempre al centro del gioco rispetto al Pjanic che vediamo evanescente. È stato, scusa, Claudio, ci metterei al vino per le punizioni in più che allora, Diego, scusa, per favore. Allora, volevo fare una puntualizzazione, se no non lo dico più. Cioè, saranno 5-10 minuti che sto cercando di dire una cosa. Tornando sul discorso di De Rossi, è innegabile il fatto che la scelta che ha fatto Garcia nel metterlo al centro della difesa, a fianco di Manolazze, è perché, e non so se siete d'accordo, è innegabile, appunto, ripeto, che De Rossi sia uno tra i pochi giocatori, lo chiede a Liborio Liguori anche in particolar modo,
che ha la potenzialità di intuire, uno dei pochi giocatori in Serie A, di intuire l'errore degli avversari, l'ha sempre fatto al centro del campo, è un, secondo me un dato indispensabile per un difensore, quello di riuscire ad anticipare sia fisicamente sia di testa l'errore dell'avversario, di anticiparlo anche non soltanto fisicamente, ma ripeto, proprio nello stesso errore. Non so se siete d'accordo. No, io no, per esempio. Per me De Rossi, non ripeto, è un centrale improvvisato, io lo voglio vedere con... L'abbiamo visto, però è una anche, qualità, l'abbiamo visto è una anche in partite più impegnative che ha naufragato anche lui, perché centrale. Non è... Ma questa cosa anche quanti gol ha salvato sulla linea De Rossi? Quante volte, giocando da centrale difensivo, anche a Verona mi sembra... A Verona non giocava da centrale difensivo, ma è riuscito a salvare sulla linea. Quando Castagne non è saltato. Ha letto sempre in maniera... Ha lavorato bene, però, con il senso della posizione, bravo, cioè, lì è stato bravo nel posizionarsi e nel intervenire. Ma lui, quando c'è stata la necessità di andare sull'uomo, ha provato a fare un anticipo su Mandzukic che l'ha lasciato lì. Poteva. Poi per fortuna Mandzukic è un giocatore almeno perché lì subentra, un discorso diverso, cioè tu ti trovi dentro l'area di rigore e quindi la Roma ha recuperato. Però il discorso è questo, è un giocatore che può fare il libero, se deve fare il marcatore cambia molto, allora lo puoi fare forse con una... sentivo un ex calciatore negli ultimi giorni, diceva una cosa intelligente, cioè Allegri, se avesse messo come fece Ranieri qualche anno fa, che si presentò con il 4-3-3, allenava la Juventus, costrinse con Tonetto che era sempre molto alto Juan a uscire sulla destra per coprire Iaquinta e scardinò così, diede molto fastidio alla difesa della Roma. Se avesse messo Cuadrado dal primo minuto avrebbe costretto De Rossi, con Digne che comunque è un calciatore che spinge, ad allargarsi e quindi avremmo visto altri problemi. Allora è giusto il discorso che ha la posizione eccetera, però è vero quello che dice Claudio, per il momento parliamo di una necessità perché Castan... Ma anche Florenzi è una necessità, certo. No? Aspetta, però Florenzi già è un calciatore che ha un tipo di gamba. Esatto, c'è un'altra reattività, un altro mi rifaccio spirito, agli ex calciatori che mi dicono tutti può fare il terzino. Perché ha un tipo di fisicità. Ma secondo me anche De Rossi può fare il centrale difensivo. Per il pazzo che ha adesso, questo ruolo lo può aiutare rispetto a certe doti che da centrocampista che aveva. Ma evidente, dico, certo, se a livello atletico. Certo, se la presenza di De Rossi implica che deve giocare Keita, è chiaro, allora bene così. Con ma Keita è guida la squadra come non la guida De Rossi. Chiedo intanto alla regia di mandare le foto di Roma Juventus. Io credo che con De Rossi centrale, Keita deve giocare per forza, perché ovviamente è il problema che hanno tutte le squadre quando vengono aggredite sul portatore. Se hanno un centrale che esce testa alta e sa giocare ai piedi, lo sfruttano, ovviamente quella è la soluzione. Io però, secondo me, solo un attimo, la partita di domenica, sì è vero, centrocampo aggredito, però se rifacciamo a quella di Verona, come diceva Giorgio, con le dovute ovviamente differenze di qualità delle due squadre, la Roma ha incontrato due squadre che per 70 minuti sono state in 10 sotto palla. A Verona ha incontrato grandi problemi, la Roma dicevamo fisici, il lunedì i giornali riportavano la solita Roma, non è cambiato nulla, problemi fisici, a preparazione, tutto quanto. Questa Roma era un'altra Roma ovviamente. Secondo me quello che è successo qua, è successo domenica con la Juve, è successo qualcosa di importante. Per esempio la Roma ha fatto con Digne quello che non ha mai fatto prima, cioè il raddoppio con Iago Falche, il raddoppio, certo, lì, certo. E la sovrapposizione assolutamente dall'altra parte Pjanic e Florenzi, questo ovviamente secondo me ha distrutto la Juve, perché specialmente al primo tempo bene quello che ovviamente Toro Sidis, con tutto il rispetto, ovviamente Liborio un attimo indietro di qualche secondo su l'impiego di De Rossi come centrale difensivo, quanti ne hai visti in carriera? Come diceva appunto Giorgio Martino, di centrocampisti che poi magari sono arretrati, i nomi già li ha menzionati Giorgio, ma insomma tu come la vedi al momento? Al momento la vedo un'ottima soluzione perché ha dato una quadratura alla squadra, ma anche se è stato facilitato dal fatto che il centrocampo ha filtrato molto. È stato molto, molto funzionale, molto reattivo, cioè e Keita è stato molto bravo secondo me a dirigere tutto il gioco centrale. C'è stata la grande differenza rispetto a Verona, una delle grandi differenze è stata anche l'utilizzo positivo, il saper sfruttare Zeko, cosa che a Verona non si era vista. E lì rientra il discorso sia dell'utilizzo di Falche che di Digne. A Verona abbiamo visto il bosniaco venire
5 volte, credo 6 volte, a prendersi la palla a metà campo. Perché è un attaccante che sa fare tutto. Con la Juve, no, sì, però. Non gli arrivava il pallone, è stato esatto, costretto a venirselo a prendere. Però a Verona con la Juventus non c'è stata neanche quel tipo di efficacia lì, nel secondo tempo con la Juve, visto? Con la Juventus abbiamo visto un suo solo rientro per un bellissimo fallo tattico, bellissimo tra virgolette, che però ha scatenato l'applauso del pubblico perché da sponda più di era un fallo tattico da spendere in quella circostanza con la Juventus che stava ripartendo. Abbiamo comunque, anche qualche mail, adesso ha azzeccato questo discorso di Garcia, ha azzeccato la formazione, che gli va dato atto, a parte la necessità, anche con la necessità di De Rossi è stata giusta la formazione, che magari poteva, si era parlato addirittura di Keita libero, no? E invece poi abbiamo visto comunque De Rossi centrale difensivo. È stato tutto giusto nelle scelte, la cosa più importante, sembra riduttivo, ma è così, la scelta di non far giocare Gervinho non è solo tecnica ma è mentale per la squadra. La squadra digerisce male il fatto che un giocatore, in questo caso Iago Falque, ha fatto bene, si è allenato bene, ha fatto bene la presentazione all'Olimpico, tutti lo diamo per scontato che va in campo, a Verona pronti via, un'altra volta Gervinho non si può. Detto sta in panchina, questo, quando serve, ogni tanto per qualche strappo si mette, quando Antonio merita Pietoso, può intervenire quando vuoi, ovviamente fra poco affronteremo anche il pianeta Lazio, scusa Diego, ti ho interrotto. Stavo ascoltando. Non vorrei che mi si alienasse, che mi si alienasse completamente. Devi aggiungere con interesse. Do ragione a lui su Iago Falque, soprattutto l'ha detto a tutti gli amici romanisti quando si parlava di Iago Falque, qualcuno mi ha stretto la bocca, invece secondo me è un acquisto poco sponsorizzato ma sarà utilissimo alla Roma quest'anno. Certo. Rispetto ai vari Dzeko, Giorgio Dzeko. Martino, che intanto segue ovviamente con interesse la sfida tra Italia e Malta, ancora 0-0. Ancora 0-0. Ecco, vuoi aggiungere qualcosa su Roma-Juventus, visto che sarà l'argomento che ancora per qualche minuto ci porteremo avanti? Dopo il direttore, certo. Io ti ripeto che il tema tattico della partita è stato estremamente interessante. Sì. Non si tratta di criminalizzare Gervinho, perché adesso a Roma purtroppo... No, è un eccesso, ha preso anche qualche fischio l'altra volta durante la lettura delle formazioni. Si passa dall'esaltazione... Quello è ovviamente un eccesso, è vero, e questo mi infastidisce moltissimo. Però la scelta di avere Digne e Falque sulla fascia sinistra ha veramente distrutto Lichtsteiner. Sì. Ragazzi, Lichtsteiner non è un pivello. È un giocatore che avrebbe avuto grosse potenzialità in quella partita, cioè era uno dei giocatori che avrebbe potuto essere un po' il fulcro della manovra juventina, soprattutto per la spinta nel momento in cui gli mancava Marchisio, nel momento in cui c'erano dei cambiamenti profondi, non c'aveva il centrocampo di qualità. Lichtsteiner si è trovato in mezzo fra Digne e Falque, e mi sembra di aver contato nei primi 20 minuti 8 o 9 cross da sinistra, sì, c'è stato che, credo che l'anno scorso sono stati fatti in tutta la stagione, sì. E quindi c'è una tutti fuori, allora non scorso. È il problema di dire buttiamo via Gervinho, no, ma fai. Figuriamoci, ma per l'amor di Dio, Gervinho è stato un giocatore fondamentale in quel momento, fra l'altro ha fatto anche contribuito pure a far vincere la sua nazione la Coppa d'Africa, quindi però in questo momento e soprattutto in quella partita l'uso combinato di Digne e di Iago Falque ha consentito alla Roma di avere, così come già aveva con la mossa De Rossi, superiorità numerica e qualitativa a centrocampo, di averla anche sulla fascia sinistra. Sulla fascia destra questo è avvenuto di meno. È vero. Prima dell'espulsione di Evra, ma finché c'era Evra, Florenzi è dovuto stare un po' sulle sue, non ha potuto andarsene tranquillamente, anche perché Salah, a differenza di Falque, si accentra moltissimo. Sempre. Moltissimo, quindi l'interscambio sulla fascia destra, la cosiddetta catenella di destra, Florenzi-Salah, è stata meno efficace della catenella di sinistra Digne e Iago. Allora facciamo aggiungere qualcosa a Claudio Fontanini, ad Antonio Maria Pietoso anche vuole aggiungere qualcosa, poi facciamo leggere due mail a Cristina e rientriamo chiaramente. Dopo tutte queste belle lodi giustificate alla Roma che ha fatto una grandissima partita, a parere mio ci siamo dimenticati di dire la cosa fondamentale. Vai. Cioè che la Roma in questa partita ha rischiato di pareggiarla, perché se non c'era un portiere... Sì, ma adesso ci arriviamo, perché ovviamente approfondiamo... Se non c'era un portiere che quest'anno la Roma finalmente ha
tra le sue fila, sì, questa partita la Roma l'aveva pareggiata per il solito vizio di forma che a 10 minuti alla fine mollati gli ormeggi, che sta un errore di... No, cioè, va bene, no, no, questa no, è cosa ragione, fondamentale. Ragione, ma c'è stato l'errore di Keita, che è un giocatore di grandissima esperienza, la Roma rischia di pareggiare questa partita. Tre contropiede giocati male sul 2-0 che vanno chiusi, sì, con cattiveria, ecco, magari anche perché... il pubblico comincia a fare gli olè anche perché l'avversario, la squadra che riflette gli anche umori, perché un conto è battere il tuo avversario probabilmente insieme all'Inter diretto per giocarti, sì, il campionato 3-0, un conto è fare il 2-1, no, ma quello che voglio dire, Diego, diretto, questo è fondamentale, sì, per un cattiveria discorso di mentalità che manca, come perché sempre. Tu adesso dovrai andare a Frosinone con la stessa mentalità, poi, che hai dimostrato con la Juve secondo all'ottantesimo. Seconda cosa è fondamentale, non abbiamo ancora parlato, rischi il 2-2 perché dopo 30 secondi c'è un calcio di rigore grosso, ma certo, su Florenzi, sì, chiaramente 1-0, palla quello... centro, è già un'altra partita, quello adesso parliamo, ne parliamo meno cosa, perché hai vinto, ma allora, va benissimo, Antonio Maria Pietoso, e no, poi leggiamo, stavo dicendo, sì, la stessa cosa che ha detto Claudio e poi ha anticipato anche Diego, ha detto meno male che avete vinto, sennò avremmo passato tutta la puntata a parlare di Florenzi. Allora, invece vi ringrazio e dell'espulsione di Eleni, no, ma psicologicamente sarebbe stata una mazzata tremenda. Una la commentiamo e poi ne leggiamo un'altra. Dai, grazie, sì, Cristina. Ovviamente ci sono giunte diverse mail su, certo, questa vittoria. La prima è: ciao a tutti e complimenti per la trasmissione. Dopo la grandissima prestazione della Roma contro la Juventus, abbiamo finalmente la consapevolezza che quest'anno non sia da meno rispetto a nessuno. Premesso che sicuramente la Juventus si riprenderà, anche se mi sembra di poter dire che si è indebolita rispetto allo scorso anno, quali squadre vedete per la lotta al titolo? Questa è una domanda che ha mandato Marco da Fiano Romano. Perfetto, allora grazie intanto e... Inter. Allora, vogliamo vedere un po' quella che è stata... Visto anche quello che sta succedendo nelle prime giornate, l'Inter, perché gioca male, ha fatto 6 punti, vedo che già qualche arbitraggio... Già qualche arbitraggio vedo che già... Soprattutto diciamo è indirizzato verso... L'Inter ha comprato un giocatore che in Inghilterra non trova spazio e in Italia continua ad essere decisivo come Jovetic. Esatto. Allora ha comprato Murillo, ha comprato Kongobia, ha comprato Montoya, ha comprato Jovetic, Persic, Melo... Allora in queste due partite di agosto le sono girati vari episodi a favore all'Inter, perché comunque batti l'Atalanta, ha preso gli Aic, ultimo colpo di mercato, insomma, un fallo laterale invertito, 3 punti su un fallo laterale invertito, grande perla di Jovetic al punto di vista balistico, grande idiozia dei giocatori dell'Atalanta, certo, che non si va, vai a Carpi, si pressa su quella, vai a Carpi, ti danno il rigore contro, vai a Carpi a favore, ma anche la squadra, di Leanza pressa sulla rimessa laterale da sempre, praticamente. Devo dire che vista l'ingenuità del Carpi in quella partita, l'Inter per me l'avrebbe vinta ugualmente, eh. Io questa però il rigore dai, però intanto intanto il rigore non gliel'hai dato, una cosa succede, lui l'ha preso a 2 minuti e mezzo dalla fine, oltretutto con l'Inter abbiamo già dato una cosa su Szczęsny che Claudio ha tirato in ballo sulla reattività nella circostanza poi della parata, ma anche a Verona c'è, neanche in precampionato, secondo me, per dirti, a Verona quando De Rossi salva sulla linea lui ha colpe perché sulle uscite alte fa sempre questo passo avanti e poi indietro, però una cosa importante da un punto di vista tecnico, perché abbiamo parlato della qualità, avendo Keita, arretrando De Rossi comunque è un centrocampista con meno qualità rispetto a Keita, ma ovviamente può far partire l'azione dal centrocampista rispetto a Manolas, che proprio è un problema quando ha la palla tra i piedi, hai anche qualità in porta dal punto di vista tecnico, perché a differenza di De Sanctis, che 9 su 10 mandava la palla in fallo laterale su tutte le rimesse, su tutti i rinvii, Szczęsny ti sa prendere Dzeko bene, quindi se ti vengono a pressare i difensori su una rimessa dal fondo, hai il portiere che è in grado di fare un lancio che superi la metà campo e avere un centravanti che ti sa portare sulla squadra. Attenzione però con i complimenti su Szczęsny, perché è un portiere che segue dalla Premier, è un portiere che vive molto di folate, è una tragedia, a me spaventa, abbiamo detto partite da 7, da 8, ma poi anche serie di partite in cui fa tanti errori, commette degli errori anche banali. Sono d'accordo con Diego, anche con la Juventus ha fatto un paio di uscite che non sono state. Come a Roma è abbastanza facile far diventare uno un fenomeno e poi dopo un brocco la settimana dopo. Però diciamo che è un portiere reattivo, si gioca benissimo con i piedi, ha personalità. Sulle uscite alte ha difetti, ma io sono stato il primo a dirlo. Sono pochi i portieri che sanno uscire alto. Però attenzione a caricare, perché poi dopo, essendo un ragazzo che si gonfia, poi magari va troppo sicuro con un errore e poi
subisce l'opposto. Che sono d'accordo, vuol dire che ero d'accordo, perché anch'io l'ho seguito un pochino in premio, insomma, e ha di queste cose. Del resto è anche molto giovane. Sì, ma se Wenger gli ha preferito più di una volta Mannone. Sì, ma Wenger lo sai perché l'ha andato. Cioè, lui ha problemi ex, voglio dire, ha fatto delle scenette, niente male. Wenger ha litigato. Non dal punto di vista, non credo che è un problema tecnico. Visto gli estremi complimenti, scusami, volevo fare. Infatti, anche da me, quando parlavo della, secondo me, anche della chiave della partita sulla fascia di Digne e Jaco Falke, stessa cosa su Digne, ho letto dei giudizi, abbiamo trovato il nuovo Maldini, insomma, ho letto, ho sentito anche cose, attenzione, secondo me bravissimo dalla cinta in su, secondo me sotto nella copertura lui ha molte difficoltà, ancora, l'ho visto sbagliare. Noi veniamo da Emanuelson e Cole, sì, vabbè, dice, dopo di quello, qualunque cosa. Però insomma ho visto sbagliargli anche molte diagonali, credo che insomma lì bisogna lavorarci un po', insomma. Una cosa di cui abbiamo parlato poco è che ben venga la sosta per la Juventus, perché secondo me la Juventus deve essere proprio ricostruita alla base, perché non è facile dominare 4 anni e trovarsi ultima. Ma poi un conto, scusami, è perdere grandi giocatori e poterli rimpiazzare, un conto è perdere uno o due leader, che è diverso. Ma ha detto oggi Marotta. Pirlo e Tevez avevano la caratura, oltre che dei grandi Vidal, giocatori, anche Vidal. E Vidal è un giocatore che riempie il campo, capito? Io uso questa definizione per dire di centrocampisti come se ne trovano pochi. Facevi fatica infatti anche domenica a riconoscere qualcuno che potesse. Al di là che domenica non ho giocato su Raro e Padovino, la fisionomia della squadra. Ma infatti io ho detto a lei che non ho mai visto una Juventus così poco reattiva, molle, arrivano sempre secondi sul pallone, che proprio quello è nel DNA della Juve, capito? Quella cosa che si chiama lideranza. Abbiamo visto una squadra, questo va detto, una squadra che non pressava. Cioè io ho visto, sono abituato alla stessa Juve di Allegri, comunque l'anno scorso, sui difensori, sui portatori di palla. Era una squadra che veniva. Però forse questo lo sapeva, anche Allegri, forse, perché ha messo tutti sotto palla. Palla alla Roma, tutti sotto palla. Facciamo una cosa, quindi lo sapeva. Non so come dire, Baricentro era alto in alcuni momenti, ma non pressava. Però ho visto Buffon perdere tempo sullo 0-0. Faccio la domanda a Liborio Liguori e ce la andiamo in fascia pubblicitaria, che ce la stanno chiamando. Liborio, effettivamente, come abbiamo detto in apertura, la Juventus, 2 gare di seguito nella sua storia, quindi 118 anni più o meno di storia, non è mai successo che avesse perso le prime 2 gare, ecco, tantomeno quando giocavi te, che era la Juventus, no? Che comandava in tutto e per tutto, in lungo e in largo, insieme probabilmente all'Inter, no? Era quello il periodo. Che idea ti sei fatto di questa Juventus? Poi ce ne andiamo a faccio pubblicità e rientriamo subito con una mail a cura di Cristina. D'altra parte è stata una squadra che ha rivoluzionato molto. Certo. Leader, come dicevamo, non sono e di conseguenza cambiare dei leader non è una cosa semplice, ci vorrà del tempo, sicuramente avrà la possibilità di migliorare senz'altro, anche se non è una cosa molto facile. Si è parlato tanto di una Juventus che stava svanendo il lavoro di Conte, no? E quindi adesso probabilmente io sono d'accordo con quello che ha detto Diego. Mi è mancato anche la grinta nel pressare, la cattiveria agonistica. Secondo me, non ricordo adesso il calendario della Juventus a memoria, ma non mi stupirei se ne vince 4-5 di seguito. Adesso. Allora, facciamo una cosa, andiamo in fascia pubblicitaria, poi rientriamo subito con una mail a cura di Cristina, perché continuiamo a parlare ovviamente di Roma-Juventus, non si può esaurire in 15 minuti l'argomento del match clou della seconda giornata, senza trascurare quello che sarà la terza giornata, che vedrà subito un Inter Milan, quindi il derby milanese, ma parleremo anche di molto altro, di calcio mercato e via dicendo. 30 secondi e rientriamo subito. Eccoci qua. Beh, allora fare un po' di social con Twitter, qui ci muoviamo alla grande. Allora, c'è il gol? La vittoria del cuore. La vittoria del cuore, va benissimo. Caro Claudio, ecco, secondo me Pelé è un attaccante che in Italia è stato molto sottovalutato e avrebbe giocato in tante squadre. Okay. Cioè, io l'avrei voluto di corsa. Va bene. Allora, facciamo una cosa, Cristina. Ricordiamo intanto, prima della mail pervenutaci, i contatti di OpenMag, certo, la nostra nuova partnership.
Allora sì, ricordiamo appunto che abbiamo che Goldeata quest'anno ha stretto una collaborazione con OpenMag, che è un magazine online che è raggiungibile sul sito www.openmag.it o alla pagina Facebook OpenMag. È tratta di attualità e ovviamente anche di calcio, grazie a questa collaborazione avrà molti spunti in più. Torniamo ora alla mail, sì, che è su un argomento che abbiamo accennato già prima, sul calciomercato, e questa dice: buonasera a tutti, entusiasta della vittoria contro la Juventus, il giorno dopo ho subito il contraccolpo della cessione di Ljajic all'Inter. Onestamente non l'avrei mai dato via, ma soprattutto non ha una diretta concorrente per il titolo. Voi cosa ne pensate? Ecco, questa mail è di Stefano. Osservazione giusta, grazie. Io sono d'accordo, perché Ljajic è un giocatore un po' complicato, però è un giocatore che all'occorrenza può essere molto utile, soprattutto un'alternativa importante, e se lo devi vendere magari devi darlo all'Inter. Che sia un problema, forse possiamo, allora, mercato intanto, scusate, mercato intanto inattivo di 25 milioni mi sembra, no? 13 cessioni e 10 acquisti, sono questi i rapporti. Beh, grazie al Milan. Siamo 32 milioni. Grazie al Milan, grazie a Lazio, grazie ai soldi della Champions. Si è operato molto con i prestiti, no, Giorgio? Ljajic, il mercato, insomma. Un errore. Un errore. Un errore. Un errore, ho detto domenica benissimo, lunedì malissimo. Ma un errore venderlo o un errore darlo all'Inter, che è diverso? Entrambe le cose, perché Ljajic è di formazione italiana. Avendo degli esterni, degli esterni come lo stesso Iturbe, Gervinho, che sono invece di formazione straniera, un giocatore di formazione italiana avresti dovuto tenerlo o sostituirlo, significava oppure però ma meglio pure prendere, la Roma ce n'ha 22, cioè ragazzi gliene mancano 3, ma perché tu ti devi autoridurre in partenza? Cioè una società che spende tutti quei soldi, anche se poi il bilancio alla fine può essere anche positivo, farà cessioni, poi è positivo al momento, perché no, al momento in quanto ci stanno diritti di riscatto, pagherò, che prima o poi pagherai. Quindi attenzione. Prendiamo l'Inter, la Roma, e ne ha meno dell'Inter. Io in questo momento mi preoccupo della Roma, l'Inter saranno problemi suoi, che non, anzi, più ce n'ha e meglio è dal punto di vista del romanista, sì, no? Sì. Quindi io mi preoccupo della Roma e vedo con disappunto che sia stata creata una rosa di 3 elementi inferiori, dovendo tu fare Coppa e Campionato, Coppa Italiana, Coppa dei Campioni. Perché hai una rosa che ti sei tu stesso ristretto e poi lo vai a dare all'Inter, che è una diretta concorrente, non quello solo, ma in cui addirittura riformi una coppia Jovetic-Ljajic, che già era super collaudata. Sono due giocatori che si conoscono, che sono amici, che si capiscono anche dal punto di vista tecnico. È un errore. Io, colossale, io questa storia degli esterni aspetto. E tra l'altro hai preso pochi soldi, sì, pochi io. Soldi, cioè, allora eri stato bravo a prendere tutti quei soldi da Bertolacci e Romagnoli e poi per Ljajic, e io con tutto il rispetto per Bertolacci e Romagnoli, io penso che Ljajic valga più sia dell'uno che dell'altro. Però il mio giudizio sul giocatore che quello abbiamo visto a Roma è tecnicamente anche delizioso, che è lo stesso di Firenze, non ha mai cambiato la vita, è lo stesso di Firenze, è un giocatore superfluo, è un giocatore superfluo, ma io vado oltre. Grande qualità, non ti ha cambiato, zero continuità. L'anno scorso l'abbiamo visto 2 mesi, da novembre a gennaio, poi è sparito. Ragazzi, è stato il capocannoniere con 8 gol. No, non è un giocatore, a me fa paura. Per obiettività, devo dire che ha fatto il capocannoniere. No, questo è 8 gol. Però è stato sostituito. Però voi state facendo un altro discorso. Io faccio un altro. Quello che diceva Giorgio, per me il mercato da Roma è stato estemporaneo in questo senso. Allora, è stato venduto prima Gervinho,
Poi Gervinho è rimasto qua alla base. Quella era la vera cessione, no, che andava fatta. Forse è rimasto, non l'hai fatta. E come dici te, adesso viene fischiato, quindi il giocatore non sta neanche... È stato venduto i turbi e poi non è stato rimasto. Venduto i turbi, a me devono spiegare il motivo per quale, perché lui ha pianto. Un giocatore che ha bisogno di giocare, perché questo farà 10 partite. La pantomima che comincia per Pacco e Pagliacciata, io però uso l'espressione pantomima. Però quest'estate sono andate a profusione. E alla fine, come dice Giorgio, viene venduto l'unico giocatore che serve, che deve rimanere a Roma, il discorso che ha fatto Giorgio. Allora, però io non posso pensare, mi spiega la logica di questo. Non posso pensare che quest'anno, visto come aveva cominciato l'intervista, Garzia non abbia messo bocca su questo, no? Perché voi dite, no, gli hanno fatto giocare Gervinho a Verona, quindi ha imposto che doveva rimanere benissimo, ma tra gli dovevi turbe, no, perché io sento dire dovevi vendere, ci deve essere sempre qualcuno che se lo compra, cioè Gervinho il dovevi venderlo, ci deve essere sempre qualcuno che lo compra. Dovevi vendere perché non sì, ma il dovevi. È la parola dovevi che mette un po' che è strana, no? Due li dovevi vendere perché non li potevi mettere in lista per il campionato. Assolutamente. Barbo, cioè, parte, senza contare il barbo. Sì. Ecco. Però noi nell'economia anche di una società, noi diciamo sì, ci hai guadagnato, cioè giustamente il direttore ci ha guadagnato poco una cessione dell'AECI. Non consideriamo mai anche il discorso stipendi su un bilancio di una società, conta molto. Dumbia non era tanto l'acquisto, sì, 15, ma era anche il suo stipendio. Certo, certo. Quindi voglio dire, anche quelli fanno molto di più. Tatticamente, tu parli Dumbia, tatticamente la Roma ha 7 esterni, no? Il centravanti se fa male Dzeko, no? Chi gioca adesso? Hanno preso questo giovane qua. Che perché... però mi pare che addirittura in quella europea non c'è. Centravanti non c'era. Non c'è perché non ci sono i posti. Sto dicendo, vengo al discorso tuo. Cioè, questo sì, certo. Per dire, se tu avessi tenuto gli Aic, ci avevi il posto anche per Ponzo. Claudio, lo sai qual è il problema? Ma è un problema. Adesso sentiremo Sabatini, perché adesso farà la solita conferenza stampa di fine mercato. Parlerà che ha sbagliato il timing. Questa è la domanda. Le squadre primavera giocano tutte senza centravanti. Sì, che il nuovo modello ragazzi, ma che dopo aver visto Dzeko domenica ancora parliamo del centravanti? No, io sono stato buono con Garzia perché io lo fa la domanda, ho soprasseduto. Dai. Claudio, tu lo sai che come gente che questa città ancora aspettava a destra, abbiamo visto il centravanti di domenica. No? Ecco, quello è il centravanti. L'avete visto il gol del Dzeko? Quello è un gol inventato da centravanti classico. Una palla spiovente senza peso, lui prende posizione e la butta dentro di testa. Quello è centravanti. Che ha ricordato un po' Pruzzo, si è letto i giornali, ma prima di leggere sui giornali ci abbiamo un po' pensato tutti, no? Cioè quella elevazione, da fermo. Guarda che insomma davvero Ariete con la statura di Dzeko. Pruzzo non aveva con uno Mecchiellini davanti, che per me in certi frangenti, quando lui, come diceva prima Diego, anche sull'invio del portiere va a raggiungere la palla di testa e a spizzarla per prima, col petto, ricorda un altro attaccante che stava nel campionato italiano, che era Kenneth Anderson del Bologna. Vabbè, che Ulivieri utilizzava sempre. Ha ricordato un po' Pierino Prati di Borio, quel gol, no? Un centravanti di quelli portenti. No, delle caratteristiche completamente diverse. Colpi di testa di Prati, sì, però no, quello non era. Ma Dzeko è tecnicamente anche fortissimo tecnicamente. Non confondiamo la potenza atletica, anche tecnicamente gioca Dzeko, è un giocatore che partito dalla manovra, viene dietro. Però sul discorso di prima di Ljajic, secondo me, a parte, ripeto, l'anno scorso 2-3 mesi, è un giocatore di quelli. È uguale a quello di Firenze quando aveva 18-19 anni, quello che ha litigato con Dario Rossi, da un punto di vista di continuità. Ci sono i giocatori dell'est, alcuni sono delle macchine e timbrano il cartellino ogni domenica, alcuni hanno queste ambizie, ma se è per questo nemmeno Pjanic c'ha sta costanza. Eppure la Roma è imprescindibile, infatti, da Pjanic per me a è incomprensibile siamo al quinto anno ancora con Pjanic. Non lo so, Diego, qui non mi trovo niente d'accordo, oltre l'incomprensibile, perché la qualità del piede è indiscutibile, da fermo è indiscutibile la qualità del piede, ma servono gli altri. Tu hai capito che Pjanic c'è un valore adesso, noi lo diciamo dopo domenica, no, un valore assoluto, no, un valore assoluto sicuramente, perché è stato l'unico giocatore che il Barcellona 3-4 anni fa ci chiese. Ma quando? No, l'unico giocatore. Sì, però ha preso Rakitic, poi i giornali e le cose. Poi però a casa ha portato Rakitic. Tu c'eri domenica in conferenza stampa, no? Sì. La domanda che ho fatto a Pjanic, tu, a Garzia, difficile dirlo oggi. Lui ha detto che aveva lui ha detto che era solo un problema fisico. Io adesso gli ho chiesto, quando li vedremo un Pjanic così? Tra 2 mesi, quanto? Tra 3 mesi? Adesso vedremo, la prova del 9, adesso vedremo. Tornando al mercato, scusami, il problema è, secondo me, le vere scelte sbagliate sono quella di Yang Ambiwa.
perché non parliamo di un fenomeno assolutamente, ma di un buon difensore, esatto, che sarebbe stato, l'avrei mai dato via io, vista la situazione di Castan, utilissimo come terzo. Sono arrivati con 9. Non ti hanno offerto 15. Okay, ti hanno offerto 8, tu l'hai pagato 7 più 2 di bonus. Quindi non ti hanno fatto un'offerta irrinunciabile, ti hanno fatto una buona offerta. Io sono d'accordo con te. E un giocatore non gli era chiesto di ciò. Non si ragiona così. E io l'avrei tenuto. L'altro, cosa che a me resterà sul gozzo comunque per i prossimi anni, anche se la cifra è importante, è quella di Romagnoli. Perché Romagnoli, Nesta, non Nesta, che poi quello forte in marcatura era Stamma, ma qui apriamo un altro discorso, è il titolare della nazionale del prossimo decennio. Allora, puoi fare la scelta di venderlo. No, vedremo, questo vedremo, sono, questo, Diego, vedremo. Potenza, 25 milioni sono tanti, sono d'accordo, questo, ma ecco, le due cose su cui io... Sono Romagnoli per un discorso poi di vivaio, eccetera, e Iannambiba per un discorso proprio pratico. Cioè, tu sai che hai Rudiger infortunato, Gyökeres, che il tecnico non lo giocherà meno di Spalletti probabilmente, e la lista è già... È Spalletti biondo. No, Rudiger ci hanno detto oggi che è pronto, per Frosinone sì, è pronto. Sì, oggi è stato... Allora, è un giocatore che manca tempo per un infortunio, la regia, nuovo, avrà bisogno di un po' di tempo. Prego la regia, ecco, di mandare le foto appunto della presentazione Rudiger di questa mattina. Dallo Stoccarda, ecco, questo è uno degli ultimi, diciamo, degli acquisti, ecco, di questo calcio mercato estivo. La maglia di Mbappé, tra l'altro, speriamo 22 che... anni. Vogliamo... Grazie intanto a Roberto Tedeschi per le foto, per gentile concessione di Roberto Tedeschi, il nostro, ecco, fotografo Roberto Tedeschi. E volete aggiungere qualcosa anche su questo acquisto? Perché insomma, dov'è migliorata la Roma? Abbiamo parlato del portiere, parlato di De Rossi, nuovamente centrale di difesa, abbiamo parlato di Lucas Digne, abbiamo parlato del possesso palla, abbiamo parlato... No, tu hai detto già due cose fondamentali, dove è migliorata la squadra? La squadra si fonda spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista e attaccante. A Roma già c'ha due che non aveva lo scorso anno, portiere e centravanti, che hanno già fatto la differenza. Io direi che è migliorata a sinistra da Roma-Juventus in poi. Poi, come diceva Danilo, perché insomma la prima sottolineatura è stata, e sono d'accordo sul fatto, diciamo, per quanto riguarda la fase offensiva è molto meno quella difensiva, perché l'abbiamo visto con buona personalità andarsi a prendere sempre il pallone, ci abbiamo fatto caso sin dai primi frangenti, dribbling sotto l'area, buttare almeno una decina di cross in mezzo nel primo tempo, in copertura c'è da fare un altro discorso. Io per esempio ho fatto offensiva Salah, che per me è un ottimo giocatore, però ancora in questa Roma c'entra ancora poco, secondo me, lo vedo anche abbastanza pure lui, se ecco, si parlava di Gersinvigno, molto anarchico, molto driblomane, non dà la palla quando dovrebbe darla, quindi ancora deve entrare bene nei meccanismi. La Roma puntava tutto su Turbe, cioè Sabatini ha detto la Roma punta tutto su Turbe, perché ha preso Salah, Iacofalco? Allora, posso chiedere una cosa a Giorgio Martino e a Liborio Liguori, in particolar modo, secondo voi, stiamo parlando di Salah, no, hai tirato fuori il nome di Salah, Claudio, è il passo europeo che ci serviva? La metto proprio sul passo europeo, cioè la velocità con cui abbiamo messo la velocità incredibile sulle ripartenze. Tanto la velocità, cioè, che rispetto a Gervinho lui vede più la porta, si presume che faccia più gol di Gervinho, proprio quel si passo presume. Europeo, mi piace considerarlo tale, che la Roma fino all'altro anno non aveva, probabilmente sarà un altro che prende in proiezione anche il passo europeo ce l'aveva anche Gervinho, perché voi adesso state sottovalutando questo Gervinho, che è stato pure Dumbia, dal punto di vista proprio del calciatore internazionale, non del calciatore della Roma, è venuto a Roma che aveva già un suo curriculum, successivamente oltre a quello che ha fatto con la Roma ha vinto la Coppa d'Africa, cioè è un calciatore che dal punto di vista della internazionalità è un eccellente calciatore, che poi tatticamente in certe partite possa essere più utile o meno utile rispetto ad altri, dipende dall'allenatore, ma dipende soprattutto dalla partita. Certo, se l'unico schema è palla Gervinho, di Gervinho è 8, non è colpa del Gervinho. Questo era stato l'errore dell'anno scorso a un certo punto. Ma è stata unico la partita di Verona, lo schema era quello. Infatti la partita colpa del Gervinho, ma infatti la partita di Verona noi l'abbiamo sottolineata in negativo. Certo. La partita con la Juventus la sottolineiamo in positivo, non perché sia stato fatto fuori Gervinho, perché è una delle mosse azzeccate dall'allenatore, impostazione favorita dalla presenza di Digne, che a Verona non c'era. Un conto che tu c'hai Torosidis,
che è una riserva di destra messo addirittura a sinistra, ma che vuoi pretendere, e Gervinho, un conto che tu abbia Falche e Digne. Ma poi sono caratteristiche tattiche diverse, cioè Falche è uno che per esempio crossa bene, un cross, Gervinho è uno che va più uno contro uno, va dentro l'area. L'allenatore della Roma è già, io non sono un fan del, quando si dice il gruppo, non sono assolutamente un fan del gruppo, perché i giocatori fanno delle di tutte le squadre in Italia fanno delle cose incredibili, e quindi sono sempre o quasi sempre dalla parte dei tecnici a livello umano, al di là delle scelte tecniche. Però l'allenatore della Roma onestamente è in credito con il gruppo Roma, perché secondo me ancora vale quella scelta incredibile di mettere in campo, scesi dall'aereo, tanto vediamo Totti in panchina, poi vedo qualcosa anche su Totti, perché squadre che sono una squadra è in debito, ovviamente è in debito assolutamente per quella situazione lì. E che cosa fai? Riparte la nuova stagione, c'è un nuovo giocatore, fa bene, si muove bene, eccetera, pronti e via, e rimette in campo nuovamente Gervinho. Abbiamo detto la scorsa settimana. È un errore, ancora più che tecnico. Sì, ma tu lo imputi a Gervinho, Gervinho non è colpa di Gervinho, capito? Cioè l'allenatore che mette la squadra in campo, Gervinho fa parte di una rosa che sta benissimo. Sono d'accordo, ma Gervinho diventa, tra virgolette, colpevole nel momento in cui dallo scorso novembre, che non, da Roma Inter 4-2, c'è stata la Coppa d'Africa a giocare, evidente che, Coppa d'Africa non che non è come i giocatori che fanno il mondiale, i giocatori italiani. Io devo guardare le cose, cioè, no? Sì, ma è andato di fatto. I sei mesi. Allora abbiamo visto. Non ce l'hai mai avuto. Volevo coinvolgerti un attimo, Paolo. Intanto rivediamo ancora le foto di Roma Juventus per gentile concessione della testata Roma da leggere. E saluto Gianluca Vicinanzi, il direttore, che avremo poi la prossima settimana qui in studio. Abbiamo visto Totti in panchina, no? Allora, volevo coinvolgervi anche un po' sul discorso Francesco Totti, poi stacchiamo un attimo, passiamo alla Lazio, però Totti, insomma, a Verona ci si è lamentati perché negli ultimi 10-15 minuti poteva essere, no? Doveva entrare in campo. Mezz'ora, però, doveva essere impiegato. Poteva arrivare, per me anche Roma-Juventus. Roma-Juventus non è stato impiegato. Quindi secondo me no, Roma-Juventus. Allora, sono due partite, insomma, che Totti siate in panchina. Allora, voglio coinvolgere subito sul discorso Francesco Totti. Il grosso problema è importante, è un discorso importante. Il grosso problema degli ultimi anni è stato pensare, o meglio, qualcuno ha cercato di far credere che Totti potesse essere sostituito con Destro, con Osvaldo, con una serie di, per motivi diversi, mezzi giocatori. Totti si sostituisce con i campioni, perché a 38 anni è stato ancora in grado di fare la differenza. Come abbiamo visto in tante partite lo scorso anno, quindi arriva un campione vero, e allora si può dire alla soglia di 39 che Totti può non essere diciamo indispensabile per la Roma, però è ancora un calciatore che può e sa essere utilissimo, certo. Non so se l'avete vista l'amichevole di Valencia. Cosa significa avere quel tipo di calciatore in campo in alcune partite, in alcune mezz'ore, in altre gare, secondo me tranquillamente dall'inizio e per 70 minuti almeno. È un giocatore che può ancora dare tanto. Guarda. C'è però una scelta di Garcia che lo vede alternativo al centravanti. Esatto. Questo è un discorso tattico. Alternativo è una cosa. Secondo me non io sono d'accordo con Garcia. Per me Totti e Dzeko sono compatibili. Secondo me 4-2-3-1, Totti trequartista, Dzeko centravanti. Per me Totti può giocare. Lorenzi e Iago Falche. Come ha fatto con Valencia, può giocare con due frecce come Gervinho e Salah, che lui lancia velocissimamente, perché poi insomma del capitano si fa sempre difficoltà a parlarne, perché insomma uno vorrebbe vederlo sempre in campo, ma sono d'accordissimo. D'accordissimo quello che dice Diego, cioè, vedere Totti in panchina è un premio per la Roma, cioè, perché ovviamente vuol dire che in campo la Roma finalmente ha trovato dei campioni in grado di sostituire. In questi anni non ci come sono mai stati. Allora ci facciamo un giro su Totti, scusate, Totti era una battuta. Allora va bene, Giorgio Martino, se vuoi così Sì, ma sono due partite diverse, no? Quindi era giusto probabilmente che Totti entrasse nel finale, l'ultima mezz'ora, gli ultimi 40 minuti, 30 minuti di Verona, è quando la Roma doveva rimontare, no? Quando doveva cercare la vittoria. Certo. Contro la Juventus, per come si era messa la partita, non era necessario, cioè non doveva essere mandato in campo tanto per il contentino. Nemmeno in un ruolo diverso da quello che poteva essere. Ma non per il contentino di fare. Quindi io invece credo che Totti sarebbe dovuto entrare a Verona perché aveva lui da dare, non che doveva prendere appunto il contentino o quello che sia. Una partita a quei ritmi. Poteva dare qualche cosa. E lì io non parlavo di contentino però, Giorgio, no, io parlavo proprio di contributo, che è diverso. Cioè,
anche in un Roma Juventus, secondo me Totti poteva, forse il contributo a quello che diceva Paolo, cioè quello che tu lo fa entrare negli ultimi 10, il giocatore che tiene palla prende fallo, prende fallo, fa innervosire i Ghiellini di turno. Ma c'era necessità, lui devi stravolgere la squadra tatticamente, già stava ai 10, c'era stata l'espulsione di Evra. E quindi, perché era entrato, insomma, in Lulle, poi, perché era appena entrato in esattamente e poi diciamo chiaramente ribadiamo il concetto, non è vero che la Juventus ha avuto la reazione negli ultimi 10 minuti. Grazie. Ha trovato un casualissimo gol, casualissimo, nel finale, e di conseguenza al 43 è subentrata la paura, poi è chiaro che la Roma ha avuto il cosiddetto braccino del tennista. Ma è stato tutto un discorso Roma, non un discorso Juventus. Fatto lei se l'è fatto tra di noi. Ha fatto, certo, a parte il rigore di Rizzoli. Se l'è suonata e se l'è cantata. Siamo su un altro ambito. Rizzoli, a parte il rigore solo, che grida vendetta, l'espulsione di Ghiellini, non ha espulso, ha graziato Pogba, ha graziato Ghiellini e ha espulso Evra solo per non dare il carico del giallo a Pogba. Perché lì c'era stato il cosiddetto sandwich, cioè il fallo di Pogba ed Evra. Lui, avendo visto che Evra non aveva ancora cartellini e Pogba invece era già ammonito, ha assegnato il fallo a Evra. Tre minuti dopo Evra ha fatto un'altra frescaccia su Iturbe ed è uscito Evra quasi, non incolpevole perché se l'è meritato tutti quanti, ma incolpevole in quanto c'era stato l'ennesimo tentativo da parte di Rizzoli di fornire quelli che vengono definiti aiutini. Assolutamente. E ce ne sono stati. Liborio, se volevi aggiungere qualcosa per quanto riguarda l'argomento in merito. Ma sai, il discorso dell'utilizzo di Totti, secondo me, è importante perché giocatori che come lui possono mettere in azione questo centravanti nuovo che abbiamo, secondo me sono vantaggi che non possiamo concedere. Chi era il vostro Totti nella Roma di Prati, di Battistoni, insomma, della Roma del terzo posto, qui anche a Giorgio, visto che il c'era Totti, un, Totti no, Totti c'era, no. C'era De Sisti, però con caratteristiche diverse. Sì, De Sisti più che un 10 era un 8 a quell'epoca, non era un 10. Cordova magari fu più tecnico, forse vabbè, sì, siamo lontani, ma insomma, no. Ma non c'era la caratura non di Totti. La caratura, esatto, di, non c'era Totti, la caratura di Totti. Ne stiamo parlando. Certo, era un altro, era un altro, cioè, secondo me dovrebbe essere utilizzato come è stato utilizzato, per fare un esempio banalissimo, Altafini in un certo periodo della carriera. Sì. Alla fine, alla fine. Con Napoli. Sì, anche col Napoli. Va bene. Comunque allora, dico Totti, però potrebbe paradossalmente diventare un problema anche per l'allenatore, perché chiaramente va impiegato anche Francesco, perché adesso non credo che lui possa stare un mese e mezzo. Comunque, stagione lunga. Dal 13, no, stagione è lunga, dal 13 però sai, settembre viviamo tutti in questa città. No, viviamo tutti in questa città, sentiamo le radio, conosciamo come vanno le cose in questa città. Finché la Roma vince va tutto bene. Una volta che la Roma non vince, no, dico, è un personaggio ingombrante, dico, no, chiaramente, siccome a Verona io l'avrei fatto entrare e non è entrato, poi io non ho giocato, poi arriverà il momento che un atteggiamento perfetto. Sì, fino adesso sì, è iniziato adesso, sto dicendo. Io l'avrei, io per ragioni diverse, insomma, Frosinone e Barcellona, Sassuolo, li vediamo in campo per forza di cose, perché inizi a giocare fino a dicembre, c'è un'altra sosta della nazionale. Io una mezz'ora di Totti l'avrei vista sia a Verona che contro la Juve per ragioni diverse, quando c'è la possibilità. Non è che gioca Ponce poi, no? Cioè, sono d'accordo. Soprattutto per una squadra che vorrebbe puntare, non dico a vincere, ma a contendersela comunque, fino all'ultimo. Comunque si è capito che è la sedia? Cioè, c'è la sedia. Va bene, la sedia. Qualcosa in più quella. Si è anche fatto crescere la base. La sedia proliferata. Mauro che stasera è proliferata. Doveva essere con noi. Che manco da 3 mesi, ho detto due cose. Va bene. Allora, facciamo una cosa. Cambiamo per un attimo, solo per un attimo, argomento. Chi di voi sa che cos'è lo shuttlecock? Ce lo spiega Cristina. Chiedo alla regia di mandare intanto qualche immagine. Che cosa sta accadendo in questi giorni, cara Cristina?
Allora sì, si è tenuta ieri a Castel Sant'Angelo la cerimonia di apertura del campionato mondiale di shuttlecock, appunto, che è una disciplina cinese simile al badminton, il cui scopo è quello di lanciare e palleggiare con il volano evitando che tocchi terra. Il mondiale, che per la prima volta verrà giocato in Italia, vedrà 12 rappresentative nazionali affrontarsi dal 2 al 5 settembre nelle diverse discipline presso l'Istituto di Istruzione Superiore Pertini Falcone a Roma. Previste inoltre esibizioni di freestyle per promuovere la raccolta fondi da Un Calcio alla Povertà a favore di Save the Children Italia. Certo, grazie. Cristina, io approfitto per così menzionare coloro che erano i presenti, tra gli altri, quindi il presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, che poi tra l'altro ha premiato gli atleti di Ungheria, Vietnam e Cina, il vicepresidente del CONI Lazio Umberto Soldatelli, l'assessore allo sport Paolo Masini, Luca Serangi, il presidente Acli Roma, e poi mando un saluto personale a Luca Alessandrini, il presidente del FISCIU, quindi Federazione Italiana Shuttlecock, so che ci stanno seguendo, Giuseppe Pallotta e Gianluca Scarnici dell'agenzia Comunicazio. Bene, allora a te questo devo punto, dare la notizia, prima di andare in pubblicità, no, che l'Italia ha schiacciato Malta. Possiamo scendere con le possiamo bandiere. Dirlo che l'Italia ha schiacciato Malta con il punteggio di 1-0, no? Quindi in goleada. Conte abbraccia tutti. Goldeada, goldeada dell'Italia. No, anche molto della... bene. Visto che ti introduco l'argomento. Sì. L'Italia ha segnato su un classico Andrea, sì, un sì, evento sì, che come... magari dovrebbero far vedere a Formello. Perfetto. O forse se lo dovrebbe Conte adesso dirà che non esistono più le partite facili quando c'è la maglietta celeste. Capito, ma voi gli avete fatto annusare la fascia di capitano, poi gli avete fatto fare lo spot, quello di Sky, gli fate fare la pubblicità e poi mi fate capitano. Dai, facciamo chiamare la pubblicità allora, perché già ce la stanno. Poi Chievo Lazio proprio fino alla fine ad libitum, poi parleremo ampiamente di Chievo Lazio, però dobbiamo parlare in questi 30 minuti rimanenti anche di tanto altro, caro Antonio Maria Piedoso, quindi parleremo di Roma? No, parleremo anche di calciomercato, chiuderemo col discorso calciomercato perché vorremmo da voi il voto sulla migliore e sulla peggiore del calciomercato, delle cosiddette sette sorelle. Dai, andiamoci in pubblicità e entriamo subito. Eccoci qua. E allora rientriamo in diretta, ultimi 30 minuti. Danilo Margani. Sì. Prima di coinvolgere Antonio Maria Piedoso, che faccio? Lo coinvolgo subito Antonio Maria Piedoso? Coinvolgiamo Antonio Maria Piedoso sulla Lazio. Era una battuta. Volevamo vedere la tua, lo lascio volentieri la parola. La tua tempra fino a quanto reggeva, è forgiato, è alle spalle grosse in tutti i sensi, però quando ho detto Danilo Margani stava cominciando Allora, scherziamo ovviamente, battuta a parte, so perché c'hai la massima stima per Danilo Margani. Assolutamente sì. Chievo Lazio, allora, è stata una partita che nessuno... Male, malissimo. Nessuno probabilmente si aspettava. Partiamo però per un attimo da quello che è stato il calcio mercato estivo della Lazio, che è ultimo acquisto. Quale? Appunto, allora, se vogliamo parlare dell'unico acquisto o dell'ultimo acquisto? No, non è l'unico acquisto, perché la Lazio ha fatto un discorso diverso. Allora, la Lazio facciamo un discorso. Ha 22 giocatori, ma 6 giocatori under 21, alcuni, la maggior parte, titolari. Sì, giusto. Quindi ha fatto una scelta diversa, ha ringiovanito la rosa, ha abbassato il monte ingaggi da 50 a 60, da 60 a 50 milioni, infatti questo gli fa avere un bilancio inattivo. E soprattutto poi ha fatto delle scommesse, perché ha preso Chisna a 4 milioni dall'Ajax, ha preso Milinkovic-Savic, che è un lusso, perché comprare un giocatore a 9 milioni, soprattutto parlavamo di lacrime, un giocatore acquistato dalla Fiorentina va a fare la presentazione con la Fiorentina, piange, comincia a piangere allo stadio di Firenze, comincia a piangere per tutta la città, a un certo punto Pratelli dice cos'hai? Dice no, io non voglio giocare nella Fiorentina, voglio giocare solo nella Lazio. Pure qui un'operazione abbastanza strana, è da capire che cosa è successo, perché certo, un giocatore che atterra a Firenze piangendo dice no, voglio andare solo nella Lazio. No. Dobbiamo capire bene poi cosa è successo, soprattutto però questo giocatore arriva avanti nella preparazione, tutti pensano al gioco in Supercoppa, in 5 partite gioca 2 partite e mezz'ora, prende 2 gialli senza far vedere nulla, certo. Quindi pure qui ci domandiamo bene cosa succede, facciamo un mercato di acquisti e poi però non abbiamo un terzino sinistro, non c'è, c'è solo Radu, che all'occorrenza Brafaide non è considerato, Lulic si può adattare. Ah, Brafaide non è stato neanche inserito nella lista. Nell'elenco UEFA non è stato inserito. Infatti, vale poco. Non c'è un vice biglia, perché sono tutti giocatori adattati, e se non perdi 4-0 a Chievo non c'era neanche un altro attaccante. Poi la sconfitta 4-0 a Chievo forse ti fa capire che il calcio è fatto, come diciamo prima, di una squadra già con un centravanti, non con un centravanti adattato. E la Lazio andava a prendere Madri, che poi doveva essere
comunque l'acquista anche in casa di Champions. Io ti volevo chiedere, no, Antonio Maria, come stai vedendo la Lazio di questa stagione? Perché la Lazio di questa stagione ha iniziato con la Supercoppa male, ha iniziato con una vittoria, quella sul Bologna di misura per 2-1, però adesso si ritrova dalla Champions in Europa League, affronterete il Dnipro, guarda, no? Come prima. Sì, sì, prima partita. Sì, ha iniziato, partita, guarda, ha iniziato male come lo scorso anno, però ecco, mentre poi l'anno scorso vedevi un gioco, l'anno scorso la Lazio era stata anche molto sfortunata nelle prime partite, alcune partite non meritava di perderle, le ha perse più per episodi che per altro. Qui invece vedo un'involuzione tecnica dal punto di vista del gioco e soprattutto i stessi limiti personalità dell'anno scorso. Allora, la Lazio l'anno scorso ha perso 12 partite e la maggior parte, quasi tutte, è andata sotto subito. Cioè, tante partite la Lazio ha perso 1-0, non riuscendo a rimontare, non riuscendo a recuperare. Il calcio, anche se si va sotto di un gol, si può recuperare. Cioè, tu non puoi smettere di giocare appena subisci un gol. Queste sono cose molto gravi. Cioè, da squadra di media a bassa classifica. Allora, adesso ci sarà ovviamente la sosta e poi si ripartirà con domenica Lazio 13 settembre Udinese, con Lazio-Udinese alle 18. Esatto. Poi c'è l'Europa League. Dnipro-Lazio. Esatto, e poi Napoli-Lazio. Quindi, e poi c'è Napoli-Lazio. Analizzeremo pian piano quello che sarà il cammino. Io volevo fare domenica un giro. Napoli-Lazio? Esattamente, domenica alle 18. Domenica alle 18, sono stati stilati i calendari fino a, no, no, perché gli orari fino alla 17 di maggio. Insomma, almeno fino a dicembre. Non si possono mettere 4 giorni di spazio, non si può chiedere. Almeno che l'Udito non si rimponga nuovamente. E a novembre ci sarà la seconda puntata. È già allora, prevista. Quando le facciamo? Facciamoci un giro sul pianeta Lazio. Prima, però, chiedo a Cristina se c'è qualche mezzo. Sì. C'è una mail proprio su questo argomento, sì, da Andrea da Centocelle, che ci chiede: Lazio disastrosa a Chievo, si è sicuramente subito il contraccolpo dell'uscita dalla Champions e onestamente non credo che il solo acquisto di Matri basti per sistemare le lacune della squadra. Possibile che la società non riesca a crescere ed ambire sempre più a risultati prestigiosi? Ha ragione, perché soprattutto uno si aspettava che il terzo posto, il giocare preliminare di Champions, dovesse far pensare alla società di fare il salto di qualità. Invece si è pensato di abbassare il monte ingaggi, non pensando però ad acquisti. E soprattutto io mi domando, quando l'ultimo giorno di mercato si presenta l'Inter alla porta con un'offerta da 8 milioni più D'Ambrosio per Lulic, con quale coraggio gli se ne chiedono 18? Cioè, questa è una cosa che veramente penso sia imbarazzante. Posso fare una provocazione, no? Visto che l'Udito ormai è risaputo che non investe, no? Perché l'ultima volta con Vignaroli, quando sei andato in Champions League, Vignaroli è stato... Ma non era meglio vendere un pezzo tra virgolette forte, questi Biglia o Anderson, se le cifre vere sono quelle che circolavano, e magari comprare 2-3 giocatori e rifare una squadra? Si era esposto dicendo di bloccare i pezzi pregiati, però noi ci aspettavamo tutti quanti che quest'anno si facesse un mercato diverso, invece si è puntato, ma ti ripeto, ma poi sarebbe bastato l'anno scorso, oltre all'esplosione di Felipe Anderson, la Lazio ha potuto contare su giocatori fatti. Cioè, la Lazio l'anno scorso ha fatto un mercato di certezze, perché sono arrivati Basta, è arrivato Parolo, è arrivato Chintiletti che aveva appena vinto la Coppa Libertadores, poi si è fatto male, è arrivato De Vrij. Cioè, sono arrivati i giocatori, non è che hai speso 50 milioni di euro, no, dai, no. 5 agli 8 sì, milioni. Sì, ma hanno avuto un rendimento eccezionale questi giocatori. Cioè, secondo me sopra il loro valore normale. Però sono giocatori, Basta e Parolo, sì, giocatori che in Serie A ci stanno, giocatori, no, che farebbero titolare dappertutto, certo, giocatori normali. Cioè, tu non dovevi andare a investire chissà quale cifra, tu devi andare a comprare giocatori normali. Cioè, lo stesso D'Ambrosio o Nagatomo che l'Inter regalava, è un giocatore che ragazzi servivano come il pane e tu non sei riuscito a comprare questi. Questa è la cosa grave che io mi impongo. Poi c'è un altro discorso che la Lazio tratta giocatori per anni a cifre astronomiche e poi gli altri lo regalano. Guardate Quagliarella, trattato una vita, Quagliarella era la sesta punta della Juve, 6 milioni di euro, lo prende il Torino, la squadra della Juve, a 3. Questa è una cosa grave, capito? Certo. E lo dimostra anche il fatto che forse in Italia nessuno vuole fare affare con l'Udito. Che poi l'ultimo giorno l'affare con chi l'ha fatto? Con Galleani, che è l'unico con cui ha rapporti. Sì, ma poi c'è anche il problema degli ingaggi, Antonio, perché se tu dai un ingaggio, voglio dire che massimo arrivi a... Cioè, il salto di qualità non lo farei mai. Certo che no. Non lo puoi fare mai. Giorgio quindi, Martino, no, volevo coinvolgere un attimo sul da Lazio. Scusami, poi ti do subito la parola. Certo. Il discorso che facciamo la scorsa settimana, se tu ti presenti e dici l'obiettivo è almeno replicare la scorsa stagione, e fare meglio, tu quello, sei arrivato è uno scudetto, in finale di Coppa Italia e sei a terza, un punto al secondo posto, vuol dire che tu o visti il terzo posto vai benissimo in Coppa Italia e vai benissimo in Europa League.
poi tu non puoi però fare un mercato del genere, e soprattutto tu hai avuto 2 mesi in mano Scignac, hai fatto venire la gente a Roma, ti ha chiesto 3-6 l'anno, quindi neanche una cifra, sai, e tu l'hai mandato via. 3-6 per l'attaccante capocannoniere della Ligue 1, per il range di Lotito, però aspetta, probabilmente 3-6 sì. La capocannoniere della Ligue 1, no, a parametro zero, e poi rinnovi 5 anni, poi arriva Madri, poi capito, il livello è quello, quindi no, ma Madri, guarda, posso dirti una cosa? Sì, vabbè, io posso spezzare una lancia, sai, io ho letto tante critiche per questo ragazzo, non dimentichiamo che comunque un giocatore che ha 3 scudetti, 2 supercoppe italiane e una Coppa Italia nel palmarès, una finale Champions che non giusto osservazione, anche se qui comincio a non si fa portare in una rosa, un po' fatti una squadra che aspira a vincere qualche cosa. Ragazzi, io ho visto l'ultimo giorno di mercato, arriva a giocare come Pere Alfaro, di che stiamo parlando? Cioè, quindi arriva Madri e la gente non è contenta, scuote, forse ci siamo sto dicendo, se il livello, se vuoi arrivare quinto, sesto, va bene Madri, se vuoi vincere posso chiedere a Giorgio Martino, non è il nome del giocatore, ma il momento di carriera, esatto, bravo, Giorgio, fai le carte alla Lazio, come la stai vedendo? Al di là, ovviamente, poi se ne riparlerà a gennaio, perché ci sarà un eventuale mercato di riparazione, vale. Dice quale? Allora, Giorgio. No, io credo che l'errore della Lazio sia stato il bis in idem rispetto al Napoli dell'anno scorso. Non si può, una volta ottenuto il terzo posto e quindi la possibilità di andare in Champions League attraverso uno spareggio che non è poi così proibitivo, può essere più o meno facile, agevole, lo scorso anno, lo scorso anno l'Atletico e Bilbao, quest'anno per il Napoli, il Bayer Leverkusen, cioè erano avversari alla portata. E allora tu, sapendo che hai comunque avversari alla portata, ti devi attrezzare per quella partita, non devi aspettare quella partita per poi eventualmente fare acquisti dell'ultimo minuto e cose di questo genere. È stato un errore secondo me clamoroso. Poi operazione Madri, Madri è un giocatore discreto che sì, ha anche il suo palmarès abbastanza ricco, più per meriti delle squadre in cui ha giocato che per meriti, però il suo contributino, primo anno da Juve soprattutto, il suo contributo da 10 reti l'ha dato, il suo contributo l'ha dato, quindi, ma la scelta di Madri, quindi la necessità di puntare su Madri, mi fa pensare che non ci sia fiducia o certezza del recupero di Klose o Djordjevic o quantomeno Klose, perché è evidente che Klose, Djordjevic e Madri insieme non giocheranno mai, al di là poi dell'idea di Pioli di utilizzare Keita come, più come punta centrale che come punta esterna. Ecco, non so fino a che punto, proprio per questa decisione dell'allenatore, proprio perché comunque già hai in organico Djordjevic e Klose, era proprio necessaria la punta centrale? Per esempio il terzino sinistro mi sembrava una priorità maggiore. Ma ecco, non solo la priorità, è perché il Vice Biglia? Tu dimmi una squadra dove il gioco dipende tutto dal centrocampista centrale e se non c'è lui viene adattato Nazzi, Parola. Ma lì vedi, è un vecchio, quello che si porta appresso da questo equivoco del ruolo di Ledesma, il dualismo con Ledesma, è stato creato un dualismo Ledesma-Biglia negli anni scorsi che non aveva necessità di essere, e quindi se oggi Ledesma fosse, ora no, io non so la condizione fisica di Ledesma, però era proprio così necessario arrivare a questa frattura, non credo. Beh, Ledesma ripartiva al Santos, intanto è andato in Brasile. Certo, è andato al Brasile perché qui gli hanno detto, vedi la porta? Quella è la porta. E no, vai, gli hanno detto, cioè, molto peggio, gli hanno detto, se vuoi rimani, però non giochi mai, te devi prendi un terzo di stipendio. Liborio Liguori, se vuoi aggiungere qualcosa sull'argomento Lazio, chiaramente. L'argomento Lazio, il problema più grosso della Lazio è il discorso del terzino. Quello è il problema più grosso che c'è. È d'accordo Antonio Maria? Assolutamente sì, perché purtroppo
purtroppo Radu non è più giocatore di una volta e soprattutto tu hai puntato su Radu, gli hai rinnovato un contratto di 5 anni. Chissà perché è andato su quel ruolo Liborio, eh? Ma perché che io coincidenza. E soprattutto poi c'ha Datti Lulic, che un altro giocatore che forse ha fatto il tempo suo a Roma e forse era il caso di privarsene, anche perché non solo questi giocatori sono giocatori forse sopravvalutati, ma hanno anche delle pretese sui rinnovi contrattuali. Cioè, capisci bene che poi dopo... Forse problema... lui ci ha vissuto di rendita anche troppo per il gol famoso il 26 maggio. Ma infatti, perché, lo sai qual è il problema? Che noi, io lo dico con dolore, ma... Io dico sempre e spero sempre che... speravo che quel gol lo facesse chiunque altro, ma non lui. Il problema è che l'ha fatto lui e quindi non solo quello, poi... Vedi, la Roma è stata Napoli. Più... Sai, a parte questo, poi sai... Hai visto noi, Young Ambigua? No, ma poi un'altra cosa, la Lazio in preliminare Champions ha preso comunque 10 milioni di euro, cioè non sono spiccioli, ora avrà l'Europa League, però questi soldi non sono stati investiti. Certo. E soprattutto, come diciamo, poi sai, io trovo assurdo la non accettare un'offerta come quella dell'Inter o provare poi a prendere Montolivo l'ultimo giorno di mercato, cioè sono tutte scelte che non capisco. E la ciliegina finale è che il mercato lo faccia l'Odito e Tare rimanga a Roma. Questa cioè, quella è un'altra scelta, un'altra chicca che potrebbe far capire tante cose. E per finire, poi come Berlusconi, no? la scelta che viene fatta dice: no, io voglio arrivare al preliminare pronto, quindi facciamo meno ritiro e facciamo solo amichevoli. Quindi ritiro hai fatto una settimana, hai fatto solo amichevoli in giro per l'Europa dove hai preso pizze ovunque. Come è stata dopo... vissuta l'eliminazione con Leverkusen, vista che poi sarà la nostra... Guarda, è stata vissuta male, ma non, secondo me è aspettabilissima, perché comunque la Lazio... Stavate tutti convinti che passavate con discreta semplicità, tra l'altro. Fortunatissima la gara da andare. Ma dai, ma le ascolto anch'io un po' le ragazze. Non volevo essere serio, dai. Facciamo una cosa. Io vi ho sentiti convinti. Diego, siamo andati a giocare lì con chi? Con mezza squadra. Diciamo che la tifoseria si divideva un po'. No, non è... Non è effettivamente questione. Sono d'accordo con Antonio Maria, cioè non è che per me era andata di lusso all'andata con l'1-0, certo, lo sai, certo. Visto il numero delle occasioni, infatti era di quello che loro hanno sbagliato. La speranza era, dai, forse ce la facciamo e poi vediamo, ma non eravamo convinti, certo, che non c'era quella superficialità, già dal sorteggio. Vabbè, perché si deve avere una, ma c'era andata meglio, certo, di come poteva secondo andare. Me l'errore clamoroso è che una squadra che diventa prende l'anno scorso il terzo posto non si sia attrezzata in tempo valido per questo così, assolutamente. Arrivano terzi e aspettano che sia poi il passaggio del turno. Ma l'Odito lo fa ogni anno, ragazzi, ma noi ancora ci stupiamo dell'Odito. De Laurentiis è un disegno, l'Odito lo fa ogni anno, ha fatto esempio dei Vignaloli. De Laurentiis almeno nei 2-3 anni precedenti aveva caricato c'è la volontà di investire ulteriormente. Lo fa mercato dopo il decimo posto. Nel 2011 ha fatto mercato, sono arrivati Klose, Sissé, Lulic e Marchetti, cioè, dopo che era arrivata decima, cioè, Lazio... e l'ha fatto l'anno scorso dopo che la Lazio è arrivata a nona. La Lazio quest'anno ritorna a curva nord e vuota un'altra volta, non va gente, non va a stare, siamo tornati indietro da due anni fa. Allora, chiedo invece a Danilo Marchetti, volevi aggiungere, concludere qualcosa? E poi ci sono le scelte di Pioli che sono abbastanza discutibili. Sì, ma l'ultimo dei responsabili è Pioli. Perdona, Claudio, ha le sue colpe. Tu mi devi spiegare, a Verona come fa a giocare Patrick e poi non lo metti nella lista UEFA. No, ma si è contraddetto. Conco non gioca mai. Vabbè, anche Garcia si è contraddetto tra Verona e Juventus, ha capito i suoi errori e ha ribaltato la situazione. La difesa a tre, Milinkovic-Savic in campo, ancora Cataldo in campo, ancora Lulic in campo, Candreva che non esce mai, cioè... Ci sono dei problemi che Giorgio, sei d'accordo con Antonio Maria su questo? Ovvio. Sulle scelte così un po' bizzarre. La difesa a tre in Europa. Di Pioli. Cioè, di che parliamo? La difesa a tre in Europa secondo me non l'ha fatto più nessuno. Dal punto di vista tattico, soprattutto poi cambiare in corsa, cioè nel momento fondamentale della partita, quel momento delicato, è al di là del possibile errore proprio tecnico, ma è soprattutto un sintomo di insicurezza. Certo, esatto. Cioè l'allenatore che improvvisamente mi ha giocato per mesi o per anni con la difesa a 4, improvvisamente mi fa la difesa a 3, mi dà la sensazione che o abbia una paura pazzesca di quella partita che sta per giocare, o abbia
dovuto ricredersi di quelle che erano state le sue certezze. Un allenatore che non ha certezze è preoccupato. Mancano degli, mancano degli elementi fondamentali comunque, mancano degli elementi fondamentali lì. Sì, però lo sai che c'è, dare non sempre, è un discorso poco questo, punto. Ti spiego. Allora, io do le responsabilità alla società, nonostante tutto quanto, in primis. Però io voglio dire anche a giocatori che a Roma sono trattati come degli eroi per aver fatto quattro partite da... magari è il caso che un attimo ricominciamo pure a fargli vedere che si prova a stare in panchina, a fargli vedere che si prova a stare in tribuna, perché non hanno fatto nulla. Cioè, se una squadra si sente realizzata per un terzo posto, è preoccupante, capisci bene? Sembra discorsi che ecco, mi ritornano così nelle orecchie. Era stato un periodo dell'inizio del 2015, dell'anno scorso, in cui il gioco era anche... oltre che efficace per i risultati, anche frizzante, piacevole di gioco, come gioco sì, gradevole, la Lazio lo senza esagerare troppo, però comunque sì. Era un gioco brillante, cioè vinceva perché giocava anche giocava bene, giocava bene, bella, non è che giocava bella, tu vedi la grinta, la esatto, ma è quello 90 minuti. Ma infatti è quello. Tu vedi, ma sai, giocare bene, quello viene da sé, quello quando gioca è bello. Giocare bene non vuol dire mica avere il palleggio della foca ammaestrata. Arrigo Dolso giocava bene perché faceva la foca ammaestrata. Tu vedevi i giocatori che si infortunavano, ma non è quello il giocare bene. Non è quello il giocare bene, significa. Quello era uno spirito di gruppo che si è creato. Ma è quello che manca, esatto. Con le 4, 5, 6, 7 vittorie consecutive. Si è rovinato questo spirito. I risultati. Non credo che aveva scelta. Aveva rovinato Pioli? Certo. Lui ha rovinato Pioli. Allora, una cosa non credo che sia. Al di là delle scelte. La fascia di capitano ha fatto più danni alla Lazio. Capitano, quello, sì, però una a parte questa che è comunque una scelta sbagliata, invidia, come si era creata la situazione, era evidente che la dovesse prendere che Andrea questa fascia. No, la squadra ti ha fatto la squadra ha richiesto che Radu fosse il capitano. Quindi la ha scelto che Andrea. Benissimo. E quindi, tu per fare per patare la data piglia. Quindi praticamente adesso dopo questa scelta i giocatori non giocano più a Lazio fino a che cacceranno Pioli. Questa è la conclusione dei fatti. La realtà è questa, una squadra non può prendere 4 gol con Chievo Verona in quella maniera quando ne può prendere 6, non c'è spirito del gruppo, non ci sono motivazioni, no. La squadra lo sbando per tutto, per la fascia dei capitani. Allora ci chiamano la pubblicità, facciamo una cosa, 30 secondi e riprendi subito sull'aspetto tecnico di Pioli. 30 secondi e rientriamo, pubblicità, via. Molto bene, allora riprendiamo, Diego Angelino. Volevo dire solo una cosa su Pioli, perché ne abbiamo parlato per Garcia negli anni e nelle puntate passate. 25 maggio, finale di Coppa Italia, finale di Supercoppa, doppio turno di preliminare di Champions League, tutte fallite. Al di là dell'aspetto dei giocatori presi o non presi dalla società, hai fatto va calcolato anche questo secondo me, da far pensare che va potrebbe bene. Riguardare il tecnico. Allora Danilo Margani, Associazione Cuore di Sport. Sì, allora intanto grazie sempre che mi dai la possibilità di parlare di questa di questo progetto. Riprende anche quest'anno, quest'anno anticipiamo un po' l'anno scorso per l'organizzazione, perché c'era una cosa importante, l'abbiamo posticipato a gennaio. Quest'anno partiamo direttamente da settembre, subito con le scuole romane, e all'atere anche di questo c'era un bellissimo progetto che parlavo prima con Liborio, per l'organizzazione appunto del mondiale di apnea, che è Cuore di Sport, insieme alla CRAS organizza il mondiale, il primo mondiale in Italia di apnea che si svolgerà a Ischia. Saremo appunto a Ischia a fine settembre, anche lì coinvolgeremo le scuole, perché la nostra mission non la perdiamo mai, quindi elettrocardiogrammi dentro le scuole di Ischia, e insieme a quello ovviamente organizzeremo gli eventi del mondiale. Avremo modo per parlarne, per aggiornarci tutti insieme, al di là delle partitelle di calcio a 5 che faremo chiaramente. Assolutamente sì. Sempre a scopo più che benefico, diciamo. Allora, una mail, leggiamo l'ultima mail, sì, sempre sul mercato. Sì. Allora, mercato frenetico nell'ultima giornata. Quali secondo voi i voti per le big dopo la sessione di mercato? Chi si è maggiormente rinforzata e chi invece si è indebolita? Allora, questi sono gli ultimi affari di calcio. Grazie Cristina, grazie a chi ci ha scritto. Sì. Ultimi affari di calcio mercato, la Juventus con Hernanes per 11 milioni, la Lazio Matri, l'Inter, gli Aic, Telles e Melo, la Fiorentina con Blazikowski. Insomma, questi sono... Però tra le sette sorelle, Juve, Roma, Inter, Napoli, Milan, Fiorentina e Lazio, chi è che è veramente stata la non plus ultra e chi invece è stata bocciata tra le sette? Partiamo da Danilo, dai. Io dico velocissimamente, sì, perché bisogna sempre vedere da come si è partiti, da come si parte, ovviamente.
La Roma 8 perché ha messo la ciliegina che aspettavamo da anni, parlo ovviamente del centravanti, 8 anche all'Inter perché partì una situazione disastrosa. Dico 7 la Juve e forse 7 il Milan. Bene, Claudio Fontanini. La migliore o la peggiore? Sì, la migliore per me è l'Inter, quello di Cerro, il rapporto prima, al sì. Come stava lo scorso anno, i giocatori che ha preso l'Inter ha fatto un netto miglioramento. La peggiore è la Lazio, ha fatto un mercato veramente. Ma si parla di Big, però, delle sorelle. La battuta di Paolo Marcacci. Allora a Napoli. In diretta, per voi. Va bene, Paolo. Allora, 8 e mezzo Inter, mezzo punto in più rispetto alla Roma che comunque prende 8. 6 e mezzo Milan, perché nell'assemblaggio c'è stata un po' di casualità e si sta anche vedendo. 5 meno Napoli. Ecco, non abbiamo sfiorato nemmeno per un po' l'argomento Napoli. Scusa, la Lazio chiedo... quanto dà Marcacci? Si parlava delle big. Tra 4 e 5. 4 bene. Liborio Liguori. Più o meno siamo tutti sulla stessa linea. Sì, senz'altro il discorso è sempre questo qui. L'Inter ha fatto le cose migliori e le peggiori le ha fatte la Lazio. Poi Napoli, con te torneremo dalla prossima settimana a parlare anche di pronostici, anche, no? Assolutamente, adesso tralasciamo la prima giornata anche di Serie B, però. Napoli non è che ha brillato. Napoli con acquisti Jorginho, Reina, Allan e Kyrgios. Ma poi l'acquisto saltato io. Valdifiori, Jorginho. Antonio Mario, io do, sono d'accordo con Paolo, 8,5 alla 8,5 all'Inter, 8 alla Roma, 6,5 al Milan, 5 a Juve e Napoli entrambe, 5,5 alla Lazio, ma solo perché se c'è un 3 il mercato in entrata, do un 8 al mercato in uscita, perché ci siamo legati una serie di giocatori che il campo non l'avrebbero mai visto e soprattutto è diminuito di 10 milioni in monte ingaggi, quindi per quello gli do 5,5. Certo. Diego. In testa secondo me Inter e Juventus ma a pari merito, secondo me la Juve ha fatto un grande mercato per quello che le è successo, cioè ha perso dei giocatori, due volevano andare via e uno per necessità aveva dato quello che doveva dare, cioè Vidal, e per me ha preso degli ottimi, per non dire di più, calciatori, quindi si vedrà nel prossimo futuro. L'Inter ha fatto quello che ha fatto e diciamo l'amalgama viene anche da rigori non dati per i Carpi. Voi pensate che l'Inter aiutano. Possa arrivare da protagonista fino sì, all'ultimo? Assolutamente, assolutamente sì. Fallisce l'Inter. Qualcuno li deve pagare i giocatori e la Champions in entrata aiuta tantissimo. Vabbè, questo vabbè. In più la Roma secondo me è 7 meno. Perché la rosa è corta, secondo me con ogni tre giorni paghi qualcosa sicuramente. Centrocampo anche. Auguriamoci che tu possa fare le scelte con il Carpi, con il Sassuolo e non con il Barcellona o il Bayer Leverkusen. Mando un saluto alla redazione della rivista La Roma, perché poi uscirà il numero nuovo. Settimana prossima. Siamo in edicola, ma ricordiamo una cosa, la romaonline.it sì. Ci trovate tutti i giorni su internet anche. Certo. Martedì, è più una minaccia che una promessa. Sì. Esce il nuovo. Io così lo conta. Vabbè, allora chiudiamo con Giorgio. Dai Giorgio, la promossa e la bocciata del calcio mercato estivo. Ma sai, l'Inter ha fatto un grosso mercato e ha messo a disposizione di Mancini tantissimi calciatori e però ha dato la palla a Mancini, nel senso che adesso Mancini ha voluto tutto quello che ha avuto, tutto quello che ha voluto, e ora tocca a lui. Non sono d'accordo sulla bontà del mercato della Juventus, perché indubbiamente la qualità della Juventus è inferiore rispetto all'anno scorso, quindi non può essere positivo un mercato che comunque, anche se non è colpa tua, però ti dà una rosa, un organico che è inferiore a quello che era l'anno scorso. Si può giocare in altro modo, secondo me, trovare soluzioni. Si può giocare in altro modo, però siccome Quadrato ti offre tanta roba. Noi stiamo per modificare il tuo gioco. Però attenzione che Quadrato, come tanti altri in Italia, hanno giocato, sono stati dei fallimenti dove sono certo. Andati a giocare. Quello della Roma è positivo per quanto riguarda alcuni innesti, ma negativo per quanto riguarda la tempistica, 2 mesi e mezzo di chiacchiere, certo. di aria fritta. E poi la rosa di 22 giocatori è un delitto, è un allora, delitto. Grazie Giorgio, ne parleremo ovviamente anche la prossima settimana, noi saremo insieme a voi.
Per quanto riguarda il nostro grande acquisto tramite Open Mega, che Cristina, io do, abbiamo tutti concordi, no? Il piano voto, quindi un 10. Wow, grazie. Grazie a Cristina, che però a tua volta ora saluterai i nostri amici in studio. Per la lode, chiaramente. Esatto. Allora, ringraziamo intanto tutti gli ospiti. Partiamo da Liborio Liguori, grande ex calciatore della Roma. Sì. Continuiamo con Paolo Marcacci della rivista La Roma. Ciao Cristina. Claudio Fontanini di Prima Pagina Ciao, News. Buonanotte. Danilo Margani, direttore dell'associazione Cuore di Sport. Ciao Cristina, grazie. Antonio Maria Pietoso della Lazio Siamo Noi.it. Ciao Cristina, buonanotte a tutti. Continuiamo con Diego Angelino della rivista La Roma ancora. Buonanotte Cristina, ciao a tutti. E salutiamo il direttore Giorgio Martino. Molto ciao, bene, io ringrazio Alessandro. Nonostante la vicinanza di Leanza, ringrazio invece la regia e gli operatori in studio. Ringrazio soprattutto voi che ci avete seguito anche stasera. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui su Rete Oro con Gol di Ade TV.